Buongiorno e benvenuti al convegno di apertura di My Plant and Garden 2024, dove parleremo di fuorisuolo, un compendio di tecnologie che rientrano nel comparto agri-food, che questa mattina con l'aiuto di esperti, ricercatori, abbiamo con noi il CNR Enea all'Università di Pisa e di Bologna, andremo a indagare. Io sono Maria Cristina Ceresa, giornalista e direttore di Green Planner. E cercherò anche questa volta di stimolare domande e risposte. Ma poi non perdetevi il reportage che a breve pubblichiamo su greenplanner.it, dove troverete anche tutte le presentazioni dei relatori. Un ultimo appello ai lettori. Se avete quesiti o soluzioni sul tema fuorisuolo, scriveteci. La nostra mail è redazione@greenplanner.it. Vi aspettiamo. Come vedete, è un tema molto affascinante, tant'è che un fotografo molto bravo, Simone Tremonte, che ha vinto il primo premio del World Press Photo 2023, è andato proprio nei siti più rappresentativi. Tra l'altro, uno purtroppo, non so se avete sentito, ha preso fuoco non più di un mese fa in provincia qui di Milano, era uno dei più importanti, però lui è andato nei più rappresentativi e ha scattato delle immagini che sono molto evocative dal mio punto di vista. Questa è la mia domanda. L'agricoltura del domani? Probabilmente sì, probabilmente accanto a quella classica, che però in questo momento sta soffrendo molto, e non solo perché abbiamo visto gli imprenditori col trattore arrivare nelle piazze, e purtroppo quei trattori, ragazzi, inquinano tantissimo. E loro hanno dimostrato di non essere molto attenti alla sostenibilità, un tema che noi oggi toccheremo moltissimo. Perché gli agricoltori classici hanno problemi? Perché il suolo, la loro ricchezza, è non più fertile come una volta. Poi si interviene con la chimica, ma il suolo ha grandi problemi. Veramente abbiamo anche grandi problemi con l'acqua e, come abbiamo visto, soprattutto in Pianura Padana, anche con l'aria. C'è qualcuno di voi che non crede, alzi pure la mano, che questi siano dei problemi oggettivi da toccare il prima possibile? Grazie, allora siamo tutti della stessa idea. Però queste che io faccio è il tentativo di parlare con voi. Fate in modo che le vostre domande arrivino ai relatori. E quindi se il suolo ha grossi problemi, noi dobbiamo renderci conto che forse una delle soluzioni è la serra verticale. Dico una, però diamo la parola a Claudia Sorlini che del progetto Ager ci spiega un attimo come è messo il suolo. Sono fenomeni molto violenti che da un lato provocano inondazioni dei suoli e che poi non producono più, e dall'altro lato ci sono fenomeni di siccità gravissimi che pure portano alla sterilità dei suoli, alla desertificazione. Ma accanto a questo ci sono anche storie lontane, storie di sfruttamenti eccessivi e fatti con pratiche agricole poco virtuose che quindi impoveriscono sempre di più il suolo, che no, magari non ci si accorge di questo perché si cerca di supplire con fertilizzanti chimici, ma tuttavia poi i risultati sui tempi lunghi rischiano di essere negativi. E un altro elemento importante credo che sia rappresentato dall'abbandono dei suoli. Quando l'agricoltore che custodisce i suoli è presente sul territorio e continua a coltivare questi suoli, provvede anche a mantenerli di solito in buona salute. Se però vengono abbandonati, vuol dire che sono esposti all'erosione e sono esposti al vento, all'acqua e quindi perdono quello strato superficiale di sostanza organica e di fertilità che rende il suolo sempre meno produttivo e meno raccomandabile sotto il profilo dell'utilizzo agricolo. E anche Mario Serpillo, presidente di UCI, Unione Coltivatori Italiani, ha una propria visione sull'agricoltura, sullo sviluppo e sui giovani, come devono scendere in campo. Sentiamolo. L'agricoltura di oggi, che
assediata da criticità rilevanti di livello addirittura planetario, ha bisogno di una strategia nuova di rilanciare le aree interne, soprattutto del paese, ma accompagnando questa visione di sviluppo sostenibile con la grande cultura che ha visto i nostri progenitori protagonisti nel mondo per un Made in Italy di grande qualità e soprattutto incentrato sulla sicurezza alimentare, sulla salute, non solo dell'uomo, del consumatore, ma anche delle biodiversità che ancora per fortuna sono presenti nel nostro paese. È importante che i giovani vengano formati e vengano orientati attraverso anche stimoli, motivazioni, ma anche supporti reali, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei vantaggi nel tornare al mondo dell'agricoltura, alle produzioni che hanno fatto grande il Made in Italy alimentare nel mondo. Quindi formazione sì, ma anche la cultura del vivere all'interno delle comunità rurali, nelle aree più disagiate, più interne, ma che sono ricche di biodiversità, di tradizioni, di borghi e che consentono un progetto di vita stimolante per le nuove generazioni. Sappiamo perfettamente che oggi sono in preda allo spopolamento si fronteggia restituendo una visione, una cultura, una capacità imprenditiva nuova anche attraverso l'uso di tecnologie. Oggi si parla tanto di agricoltura 4.0, bisogna dare ai giovani la possibilità di costruire il futuro preservando la catena valoriale dei nostri territori, delle nostre risorse, della materia prima e in questo realizzando il massimo dal punto di vista dell'offerta di cibo sano, dando anche ai consumatori un'idea precisa di qual è il valore del cibo sano oggi che usciamo dalla tempesta delle pandemie e che ci avviamo a rilanciare un'agricoltura degna appunto del miglior consumo nella società odierna, che è molto più consapevole. Questo è quanto, quindi per i giovani noi prospettiamo una visione che sia moderna, efficace, stimolante e che faccia di nuovo sognare le nuove generazioni intorno alle grandi tradizioni. Quindi siamo al posto giusto, nel momento giusto per parlare di fuorisuolo come probabile soluzione. Soluzione anche artistica. Guardiamo qui Simone Tramonte che magnifiche foto ha fatto a queste serre verticali. Agri-food tech che vale moltissimo anche per le fintech, per quelli che finanziano. Il problema finanziario, lo vedremo con i vari relatori, potrebbe essere da affrontare seriamente. Ma intanto sappiamo un dato interessante, da Eatable Adventure, 340 startup sono attive sul nostro territorio con una buona presenza femminile tra i founder. Quindi parleremo di tutto questo con Claudio Cantini, ricercatore del CNR IBE, lavora anche con l'Università di Siena, Luca Incroci dell'Università di Pisa, Alessandro Pistillo, tecnico di Ateneo, lavora col professor Francesco Orsini. E poi ancora avremo due tavole rotonde, uno legato alle tecnologie abilitanti. Come vedete c'è Enea, c'è Pierluigi Santoro di Signify Italia, Antonio Manca e Simone Venturini che hanno una interessante soluzione di acquaponica e poi una tavola rotonda interessantissima, scusate, perché Matteo Benvenuti, CEO di Vertical Farm, è riuscito a installare a Torrita di Siena una vertical farm in una situazione molto molto interessante. Quindi diamo la parola a Claudio Cantini.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. In realtà quando è arrivato l'invito per questa giornata avevo pensato a un titolo un pochino più generalista. Perché? Perché la ricerca qui da noi è un po' spezzettata, un po' frammentata. Quindi se voi andate a vedere chi si occupa di ricerca in questo settore, naturalmente trovate vari nomi nelle varie università, nei vari enti di ricerca, però poi ognuno di loro si occupa magari di una piccola cosa. E quindi come ricercatore anziano che lavora ormai da 40 anni nel CNR e che si occupa essenzialmente di nuove tecnologie, di trasferimento di nuove tecnologie, ma in parte anche di formazione, di utilizzazione del germoplasma locale, di miglioramento delle filiere agroalimentari e così via, mi sarebbe piaciuto, più che darvi delle cose molto tecniche che gli studenti possono trovare, ho sentito ci sono di chimica, possono trovare nelle lezioni di chimica, gli studenti di agrario possono trovare nell'Istituto Tecnico Agrario, avevo pensato di dare più delle, come dire, una visione un po' di insieme. Perché? Perché in 40 anni di ricerca comunque si vedono molto spesso queste cose che stanno partendo, quindi il titolo a cappello era l'agricoltura fuori suolo. In agricoltura fuori suolo ci sono tantissime cose, io ad esempio mi sono occupato, mi occupo ancora di vivaismo, vivaismo è agricoltura fuori suolo, che ha vissuto negli ultimi anni dei grandi problemi, ad esempio per i substrati, per l'utilizzazione delle sostanze chimiche, per l'eliminazione delle sostanze chimiche per la difesa delle piante e così via. Ora, il collega Incrocci, il professore Incrocci all'Università di Pisa, che parlerà dopo di me, vi darà alcuni dati molto più precisi, perché lui è pronto uno dei ricercatori che lavora in questo settore. Quindi, avete già sentito molti temi, che sono a volte anche un po' contrastanti tra loro, e che rischiano molte volte di causare anche delle confusioni. Perché? Perché quello che succede naturalmente è questo, che ci sono delle nuove tecnologie, ad esempio l'agricoltura verticale, e quindi naturalmente cosa si dice? L'agricoltura verticale è il futuro, perché il suolo, come avete sentito, si sta impoverendo, perché le aziende agricole comunque sia fanno un tipo di agricoltura che ormai è superato, perché dobbiamo trovare dei sistemi che mantengono il più possibile l'acqua, il suolo, che magari sia un ciclo chiuso, e quindi uno naturalmente rimane immediatamente affascinato da questi temi, perché dice ma questo è il futuro, questo è il futuro. Poi abbiamo visto gli agricoltori che protestano e quindi dice va bene, ma allora c'è un contrasto tra queste due cose. Ed è per questo che io nel mio titolo in realtà avevo messo qualcosa che è un'agricoltura che va verso una superindustrializzazione, un allontanamento dal terreno, ma anche da un allontanamento sociale. Alcune delle cose sono state dette adesso, nell'ultimo video, no? Vogliamo far sì che i giovani stiano nelle aree interne, che ci sia una nuova tecnologia del trasferimento e così via. Ecco, sono tutte cose che poi vanno a contrastare fortemente con, ad esempio, l'elevato apporto economico richiesto da queste nuove tecnologie. Difficilmente quelli che noi intendiamo come agricoltori, piccoli agricoltori, i contadini di una volta, possono fare questo tipo di tecnologia. Addirittura l'agricoltura 4.0, 5.0, tutte queste cose di cui sentiamo parlare e che effettivamente vanno avanti anche a livello di ricerca, il nodo essenziale poi è quello del reale trasferimento all'interno di una struttura produttiva nostra, ma europea in generale, che è contraddistinta da aziende molto piccoline, tra i 5 e i 10 ettari medi di superficie, con scarse possibilità economiche di investimento, e quindi ecco che naturalmente quando si parla di queste tecnologie, agricoltura verticale, agricoltura in serra e così via, si parla di solito di investimenti notevoli da parte di società o finanziarie che non fanno parte dell'immaginario agricolo, si occupavano di altre cose, hanno altri a volte obiettivi, nel senso che è semplicemente un calcolo economico. E quindi molte volte questo discorso del mantenimento della biodiversità, dell'abbassamento degli input chimici, eccetera, eccetera, vanno poi a scontrarsi con la realtà. Quindi, come vi dicevo, nuove tecnologie che arrivano,
naturalmente, quindi partono, no? Le idee, partono questo è il futuro, questo sarà il futuro, e poi si scontrano molte volte con la realtà, quindi l'elevato costo dell'energia in questo momento, ad esempio, ha fatto sì che molte di queste strutture in realtà stiano incontrando dei problemi proprio perché nei business plan che erano stati fatti non c'erano questi costi di energia. Quindi ecco che questi sistemi, se vengono concepiti in un modo completamente chiuso, dove anche l'energia può essere prodotta e quindi può essere investita all'interno dell'azienda e utilizzata all'interno dell'azienda, senz'altro è sostenibile. Proprio da dove vengo io, dalla Maremma, c'è un esempio molto eclatante di questo tipo di agricoltura in serra, che è Sfera Agricola, quindi una delle più grandi serre superfici coperte che produce pomodoro. Quindi naturalmente è stata fatta una certificazione nickel free, sono strutture completamente chiuse, si entra dentro come se entrassimo all'interno di quella che è una sala operatoria, perché non dobbiamo portare con noi, con le scarpe e così via, dei parassiti che possono venire dall'esterno, perché questi rischiano di andare a inquinare l'aria e le colture che sono all'interno di queste serre. Però poi si fa dei pomodori, tutto molto bello, ma ad esempio se si assaggiano questi pomodori, sono così buoni poi alla fine rispetto a quelli che si fanno in piena terra? E quindi anche questa cosa, no? Insomma, il food, i cibi tradizionali, tutte le IGP, le DOP che abbiamo creato con anche delle strutture da un punto di vista legale abbastanza pressanti, delle metodologie, dei disciplinari di produzione e così via, non sono così a volte conciliabili con queste nuove tecnologie. Naturalmente, diciamo che la ricerca deve andare avanti. C'è stato proprio recentemente a Bologna un congresso internazionale sull'agricoltura verticale, hanno parlato di quelle che sono le aspettative che c'erano 10 anni fa e quanto queste poi alla fine adesso sono state effettivamente realizzate e dove potremmo andare avanti. Io collaboro con l'Università di Siena, dove è stato creato un piccolo laboratorio per l'agricoltura, diciamo così, per la coltura fuori suolo con delle strutture verticali. E quindi lì stiamo cominciando a fare delle ricerche che sono indirizzate essenzialmente quindi sulla luce, sui substrati, sulle sostanze fertilizzanti che possono essere date, ma uno dei limiti, ad esempio, di questo tipo di coltivazione è trovare le specie e le varietà che possono essere effettivamente coltivate con questo sistema al di fuori delle semplici insalate, dei prodotti a foglia e così via. Ecco che anche qui, ad esempio, c'è stato senz'altro una limitazione, c'è senz'altro una limitazione in quello che può essere coltivato in quel modo. E anche questo è un altro nodo, cioè non tutto quello che serve per la nostra alimentazione potrà arrivare da quel tipo di agricoltura. Ecco quindi la domanda che faceva, ma come dire, sarà il futuro è questo o sarà un misto? Senz'altro è un misto, sarà senz'altro un misto, perché l'agricoltura nel suolo dovrà rimanere per forza, con altre visioni, con altri naturalmente obiettivi, stando attento a quello che è il mantenimento del suolo e così via. Però anche questo si scontra proprio con quella che è la realtà economica, di cui noi dobbiamo tenere conto, sempre, sempre tenere conto della realtà economica. E quindi ecco che per quanto riguarda la ricerca, come vi dicevo, anche da quelle che sono state le relazioni internazionali che sono state presentate a Bologna, da quello che si legge nelle riviste e così via, diciamo che da un punto di vista tecnico è tutto superabile. Nel senso, se a un certo punto sono venuti i LED, facciamo i LED. Se da un punto di vista di energia ci dovrà essere un'energia più economica, troviamo l'energia più economica. Se dobbiamo trovare un nuovo sistema per controllare le sostanze che a circolo, in circo chiuso, rimangono per l'alimentazione di queste piante, si può fare. Quindi ecco, come ricercatore io non vedo la problematica nei singoli punti, perché naturalmente i ricercatori possono occuparsi di questo. Quello che vedo, ripeto, è essenzialmente andare a trovare quelle che possono essere delle specie e delle varietà che vadano ad ampliare le possibilità che noi abbiamo di questo tipo di coltivazione, trovare eventualmente il modo di poter coltivare qualcosa che è più legato anche ai fabbisogni nostri, legati magari alla tradizione e quindi
ad alcune cose, punti fissi che noi abbiamo nella nostra alimentazione, ma soprattutto nell'educazione alimentare che noi abbiamo, in cosa ci aspettiamo da un prodotto che andiamo a mangiare. Quindi anche nella tavola rotonda, che poi ci sarà su questa cosa, a me interessa molto. Perché? Perché, ripeto, il nodo essenziale sarà proprio questo qui. Chi sarà in grado di poi fare questo tipo di interventi, fare questo tipo di agricoltura, perché richiede comunque un grosso investimento, sia economico che tecnico. E qui arrivo quindi alla formazione, e con questa parte qui della formazione, diciamo, posso concludere questa breve relazione, che serve più che altro per dare un po' da stimolo alla giornata e alla discussione che ci sarà poi alla fine, perché anche la formazione naturalmente dovrà essere un po' rivista, no? fino a partire dagli istituti agrari, fino a partire dagli istituti professionali, per arrivare all'università. E spesso noi in questo a volte abbiamo delle punte di diamante in Italia. Quindi ci sono degli istituti che immediatamente introducono questi sistemi, queste nuove tecnologie e anche l'insegnamento di queste tecniche, altri che invece arrancano, proprio perché poi è difficile fare il trasferimento di cose che sono così innovative e così nuove e nell'immediato. E quindi si sta parlando anche di nuove professionalità. Quindi come vecchio agronomo che si è formato con le scarpe in terra e che viene comunque da una famiglia ex contadina che ha lasciato l'agricoltura negli anni 50, diciamo che da una parte vedo tutte queste tecnologie come mode che poi devono trovare, come dire, una loro strada, che molte volte, come succede molto spesso, dovrà essere una mediazione, no? tra le grandi fantasie tecniche e poi invece la realtà. E quindi anche per quanto riguarda la parte di istruzione e di formazione, ci attendiamo comunque sia una nuova formazione, perché non stiamo più parlando di tecnici che dovranno occuparsi, come dire, di una vasta ampia panoramica di specie, ma dovranno essere molto più specializzati su delle cose molto tecniche, molto precise, molto legate alla chimica, molto legate alla tecnologia, alla luce e così via. Io penso sia sufficiente e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Da parte del pubblico, le potete fare adesso o dopo, io ne ho una. Ne ho una per lei, che è questa. La situazione, come abbiamo detto, è abbastanza chiara, legata al suolo, perché è stato super sfruttato. Però abbiamo anche una situazione creata da questa crisi climatica, che fa sì che forse in certe condizioni, in certe situazioni geografiche, la serra verticale possa essere una soluzione. Sì, allora qui naturalmente ci sarebbe da parlare tantissimo, perché ad esempio negli ultimi anni c'è stata un'attenzione decuplicata dei ricercatori verso la microbiologia del suolo e la relazione che c'è tra tutta la parte microbiologica del suolo e la pianta, addirittura andando a studiare cosa c'è dentro le piante e come mai a volte le piante si comportano in un certo modo, proprio per la relazione che c'è con questo bioma del suolo, eccetera. E qui stiamo parlando di tutt'altro, perché qui non c'è bioma, stiamo parlando di tutt'altro. I cambiamenti climatici sono importanti e quindi è logico che andare all'interno di serre o strutture che sono completamente chiuse ci permettono di ovviare, no, a tutte le problematiche: mancanza di acqua, troppa acqua, luce troppo eccessiva, poi nessuna luce, venti fortissime. Però poi, ha visto, prendono anche fuoco, certo. Quindi sì, come tutte le cose ci sono i pro e i contro. Va bene, grazie Cantini, veramente, grazie mille. E mentre chiedo a Luca Incroci di raggiungerci, segnalo l'ultima cosa. Tutti voi avete il bigliettino, giusto? Anche gli ultimi arrivati in reception è stato consegnato il bigliettino. Questo è molto importante, perché alla fine del nostro convegno ci sarà un'estrazione di 3 premi che sono molto collegati alla tematica, e quindi vi invito a rimanere e in bocca al lupo per chi vince. Allora, Luca Incroci, grazie. Lei conosceva bene, vi conoscete bene, d'altra parte tra esperti ci siete. Le chiedo di venire qui perché stiamo riprendendo per il reportage. Quindi
ha già anticipato qualcosa su sostenibilità o meno. Mi sembra molto interessante la presentazione che ha fatto il suo collega, perché ragazzi, non sarà più il contadino con la zappa in mano, probabilmente un domani sarà veramente un tecnologo, e chi sta studiando queste cose deve proprio rendersene conto. Cosa ne dice lei? Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io sono professore associato all'Università di Pisa. Noi a Pisa ci occupiamo di culture fuori suolo da lungo tempo, oltre 30 anni. E quindi abbiamo un'esperienza molto lunga in questa sezione, e sicuramente, come aveva già detto il mio collega Claudio, le culture fuori suolo sono un settore che si sta espandendo e si è espanso molto, ma rimane comunque una parte, una nicchia di quello che è l'agricoltura, soprattutto anche l'agricoltura delle serre. Io da buon accademico ho preparato una presentazione perché vorrei far capire meglio anche di che cosa stiamo parlando, perché abbiamo già introdotto alcuni concetti, culture fuori suolo, ma in realtà forse è meglio mettere i puntini sulle i. Per andare avanti, cioè, mi date qualche cosa? Ah sì, mi scusi. Grazie. Next. Quindi, quando parliamo di culture fuori suolo, cosa intendiamo? Intendiamo un sistema che non utilizza più il terreno, quindi un sistema in cui la pianta cresce solamente con acqua e soluzione nutritiva, e sostanzialmente si possono dividere in due grossi gruppi: culture che utilizzano un substrato, quindi ci sono varie tecniche che si possono suddividere, ma tutte usano un substrato più o meno ampio, e culture invece che vengono fatte addirittura senza l'utilizzo di un substrato, cioè la radice è immersa in una soluzione nutritiva o addirittura nell'aria. Quindi qui vedete ad esempio alcune coltivazioni su floating system, cultura idroponica, sono delle insalate, una foto scattata in una serra qui da noi in Toscana, e precisamente l'azienda Cammelli di Firenze. Qui vedete invece una coltivazione di pomodoro. Già da questa fotografia, che forse molti di voi non riescono nemmeno a capire bene, vedete c'è una pianta di pomodoro che praticamente, questa foto è stata scattata a fine di ottobre, è una pianta che praticamente sta vivendo in questo substrato, in questa serra, da almeno 8-9 mesi. Ha già prodotto 10-12 palchi di pomodoro e ne sta producendo ancora. Quindi questa foto è stata scattata in Olanda, dove, diciamo, le culture fuori suolo sono il top a livello mondiale. Quasi il 100% delle serre olandesi utilizzano strutture fuori suolo, come questa per il pomodoro, e le produzioni sono veramente alte e utilizzano al massimo i fattori produttivi, quali acqua e nutrienti. Chiaramente le culture fuori suolo hanno dei vantaggi a livello, diciamo, anche della raccolta. Qui vedete delle fragole fatte fuori suolo nella zona di Verona. Ma da queste fotografie uno potrebbe pensare che quindi questo è il futuro. Ma le culture fuori suolo in realtà rimangono una nicchia delle culture protette. Su circa 200.000 ettari che abbiamo in Europa di serre, le culture fuori suolo sono intorno a 15.000 ettari. Quindi la domanda è: perché allora non si sviluppano? Perché le culture fuori suolo sono come una Ferrari, cioè una macchina che è in grado di dare delle produzioni altissime, ma come tutte le cose molto tecnologiche, per poter far sì che le sue potenzialità vengano fuori, deve essere messa nel contenitore giusto. Quindi una cultura fuori suolo va bene in una serra tecnologica, ma non va bene in una serra invece non tecnologica, dove si controlla male la temperatura, dove si controlla male la ventilazione, dove d'estate c'è molto caldo e d'inverno c'è molto freddo. Quindi, per
Per questo motivo rimangono una nicchia delle culture protette, perché la larga maggioranza di questi 200.000 ettari, che vi ho detto, in Europa sono nella zona mediterranea, dove le strutture sono semplici, dove non c'è a volte nemmeno riscaldamento, e quindi in questo caso le culture fuori suolo non riescono a produrre come dovrebbero produrre. Parliamo adesso delle vertical farming. Cosa sono queste vertical farming? Quindi, se abbiamo detto che una serra tecnologica, che comunque rimane una serra dove c'è un'energia solare che mette in moto tutti i processi di vita della pianta, le vertical farming invece sono un'estremizzazione di questa tecnologia, per cui oltre a non fare utilizzo del suolo, non si fa nemmeno utilizzo della luce. Quindi sono coltivazioni che sono in un ambiente completamente artificiale. Qui vedete ad esempio una foto di insalate che vengono coltivate in ripiani uno sopra l'altro, quindi è come se fosse una fabbrica che produce, invece di produrre una macchina o produrre un pezzo elettronico, produce un cesto di insalata. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che man mano che ci si sposta dalla cultura di fieno campo alla cultura in serra e poi nelle vertical farming, andiamo sempre verso un maggior controllo dei fattori di produzione. Quindi in questo caso, quando io coltivo nel terreno, fuori all'aperto, piove, tira vento, non riesco a essere sicuro se potrò raccogliere il mio prodotto, mi vado in serra, quindi alcuni parametri climatici vengono controllati. Quando vado addirittura nel vertical farming controllo tutto, quindi posso programmare, essere sicuro che a quel momento arriverà la produzione, e a questo punto, sganciando più dal terreno, posso produrre anche dove mi pare, posso produrre in città a Milano, posso produrre in Antartide, posso produrre su Marte. La tecnologia ce lo permette, è solamente poi un problema di costi. Quindi tutti i vantaggi che vedete già elencati, possibile filiera corta, produzione a chilometro zero, c'è una maggiore durata della post raccolta dei prodotti, possiamo utilizzare sia gli elementi nutritivi che la luce per produrre un prodotto diverso da quello che sarebbe quello fatto in campo, che ha delle componenti nutraceutiche migliori e quindi che apporta anche elementi minerali maggiori rispetto a quello del terreno, perché posso controllare cosa la pianta assorbe a livello radicale. Chiaramente ci sono anche gli svantaggi, e gli svantaggi sono principalmente quello che io ho bisogno di tanta energia, perché proprio non uso l'energia solare, e quindi tutta l'energia per far crescere le piante, per mantenere all'interno delle serre, della vertical farming, le condizioni ottimali, per me costano. E oltre ai costi di realizzazione, che sono da 4-5 volte superiori a quelli di una normale serra, ho il problema che ho un costo di esercizio dovuto alla luce che è molto variabile, come abbiamo visto negli ultimi anni, perché si parlava all'inizio di circa 2 volte più di un costo di produzione, 2,5 volte più di quello della serra, ma con gli ultimi problemi energetici che hanno fatto schizzare alle stelle il costo dell'energia, questo costo è aumentato fino a volte anche a 5 volte. Quindi l'altro problema è che non si può produrre tutto, non si può produrre ad esempio nel vertical farming il pomodoro, o meglio si può produrlo, però i costi sono troppo elevati. Allora adesso parliamo di sostenibilità economica e anche ambientale. Allora, in questa diapositiva penso che sia molto esplicativa per farvi capire cosa la tecnica è riuscita a fare negli ultimi 100 anni. Si può passare da... E il caso studio è il pomodoro. Il pomodoro fatto in condizioni veramente minime, quindi ad esempio in una zona della Sicilia dove c'è poca acqua, non irriguo, è chiaro che gli input sono pochi, ma è poca anche la produzione che si ottiene. Quindi si può parlare che riusciamo ad avere 10 tonnellate ad ettaro, circa 1 chilo al metro quadrato. Per fare quel pomodoro noi consumiamo, anche se l'acqua diciamo non gliela diamo, una certa quantità di acqua che verrà presa dal terreno. Se passiamo invece a iniziare a irrigare e quindi controlliamo un po' più i fattori produttivi,
ad esempio questa è una fotografia di un pomodoro da industria, arriviamo a produrre anche fino a 10 kg al metro quadrato, anche 12 kg al metro quadrato, però ogni chilo di pomodoro che facciamo ci costa 150 litri d'acqua, che in parte prendiamo dalle piogge e se non ci sono le piogge dobbiamo reintegrare con l'irrigazione. Quando andiamo in serra, la serra, nonostante sia una cosa strana, poiché protegge il nostro prodotto, ne fa diciamo evaporare meno l'acqua e quindi c'è un grosso risparmio d'acqua. In questo caso, vedete, la produzione aumenta, si è praticamente triplicata, 30 volte di più rispetto al piano campo senza irrigazione, e abbiamo ridotto di 5 volte il consumo d'acqua, 30 litri per chilo di pomodoro prodotto. Questa è una serra tipica dell'ambiente mediterraneo, tipo la Sicilia, tipo la Toscana. Se poi invece andiamo verso una serra molto più spinta, come per esempio una serra olandese, dove si controlla la luminosità, si fa concimazione carbonica per spingere le piante a produrre di più, arriviamo fino a 100 kg al metro quadrato e la quantità di acqua che riduce, che produce, che è necessaria si dimezza ancora, quindi 15 litri per chilo. È chiaro che in questa ottica, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, del consumo di acqua e del consumo di nutrienti, la cultura fuorisuolo fa fare dei grossi passi avanti. Chiaramente ci vogliono degli investimenti per arrivare qui. E qui qualche numero allora per capire meglio. Allora, abbiamo visto che c'è un'efficienza nell'uso dell'acqua che dal piano campo alla serra, alle vertical farming, aumenta sempre di più, quindi come vedete la vertical farming, che è l'aspetto più tecnologico delle colture fuorisuolo, consuma un litro d'acqua per chilo di lattuga, mentre per farla in piano campo ne consumiamo 250 litri e per farla in serra 20 litri. L'efficienza dell'uso del terreno, è chiaro che produciamo di più, quindi per produrre il solito chilo di lattuga ci servono meno metri quadrati. Vedete il rapporto 3,9 metri quadrati per anno contro 41 della serra o addirittura fino a 120 kg per metro quadrato nel caso di vertical farming. Poi vedete qui miglia alimentari, cosa significa? Significa che spesso i centri di produzione degli ortaggi sono lontani dai centri di consumo. Ad esempio, qua a Milano ci sono 2 milioni di persone che devono mangiare, ma l'insalata e i pomodori non vengono da intorno di Milano, vengono dalla Sicilia, vengono dalla Calabria, dalla Puglia. A livello europeo, tanto per fare un esempio, il pomodoro, il 30% del pomodoro che mangiamo in Europa proviene da un'unica zona, Almeria, dove ci sono 30.000 ettari che producono pomodoro per tutta Europa. Questi pomodori montano su un camion e vanno in Olanda, vanno in Germania, in Italia poco, perché abbiamo già la Sicilia noi che li produce. Quindi c'è un movimento di merce che da centri, diciamo, o dove l'agricoltura ha delle condizioni ottimali per la loro produzione, poi si sposta verso centri di consumo. Allora, vertical farming cosa farebbero? Permetterebbero di eliminare questi movimenti di cibo, producendo direttamente nella zona di consumo. E per quello vedete qui che le miglia alimentari, cioè i chili per prodotto, vengono fortemente abbassate in vertical farming. Una domanda adesso. Si parla tanto di neutralità carbonica, di abbassare le emissioni dell'anidride carbonica, che viene, diciamo, indicata come uno dei principali problemi del cambiamento climatico. Ma allora, le vertical farming, con l'idea che le produce, il prodotto è prodotto localmente, quindi non si muove col trasporto, sono a input zero, impatto zero di anidride carbonica? Ora, non voglio entrare nei calcoli che poi avrete modo anche di leggerli da soli, però il messaggio da portare a casa è che per adesso le vertical farming non sono, diciamo, a carbonio zero, cioè emettono comunque carbonio, perché nonostante che sia una produzione verde, quindi sottrae anidride carbonica, perché man mano che la pianta cresce in camera di carbonica, l'energia che noi dobbiamo consumare per poterla produrre è ben più alta di quella che poi la pianta assorbe. E questo valore che vedete in fondo, come vedete, il valore
di produzione di anidride carbonica nel produrre un cesto di insalata è almeno da 2 fino a 5 volte più alto, perché l'energia elettrica per adesso non è prodotta del tutto con fonti rinnovabili e quindi per forza dovremmo produrla con sistemi che consumano combustibili fossili. Questo numero comunque sta cambiando mano a mano che sta progredendo la percentuale di energia che viene prodotta da fonti rinnovabili, però comunque per adesso rimane sempre svantaggioso. Allora, una domanda che forse tutti si porranno, no? Quindi, le colture fuori suolo sono il futuro? Sfameranno, toglieranno la fame nel mondo? Questo è praticamente l'andamento che per adesso pensiamo che sia della popolazione mondiale, anche se ci sono avvisaglie che le cose stanno cambiando e queste proiezioni forse non sono così vere. Ad esempio, il tasso di natalità in Cina negli ultimi 5 anni è calato e si è quasi dimezzato, quindi probabilmente ci sarà un fattore di correzione nei prossimi anni, però al momento pensiamo che nel 2050 saremo quasi 9 miliardi sulla Terra. Queste 9 miliardi di persone vanno nutrite. Allora, senza entrare troppo nei dettagli, quello che mi interessa far capire è l'ultima colonna. Praticamente questo è un calcolo molto, diciamo, accademico, per cui partendo da quelle che sono le capacità delle piante di crescere alla luce, arriviamo in fondo e abbiamo in questa colonna che vedete qui in fondo è il costo della luce, cioè il costo della luce in percentuale alla produzione che abbiamo fatto. Quindi quando parliamo del costo dell'1% capiamo che se produciamo dei microgreen il sistema è fortemente economico. Ma quando andiamo a produrre la lattuga è ancora abbastanza economico, quando andiamo a produrre invece il pomodoro incomincia a cambiare, è sicuramente completamente antieconomico produrre i cosiddetti alimenti energetici, riso, grano, mais, non potranno mai essere prodotti in una vertical farming, o meglio, lo potranno essere, ma ad un costo veramente alto, che sarà economicamente al momento impossibile da sostenere. Allora, voglio finire con alcuni brevi flash su quello che la ricerca adesso sta facendo per cercare di far crescere ancora di più le colture fuori suolo. Questo è il nostro laboratorio dell'Università di Pisa di orticoltura e floricoltura. Grazie a un finanziamento del PNRR stiamo costruendo in questa area una nuova serra altamente tecnologica che ci servirà per fare esperimenti di questo tipo, cioè stiamo cercando di capire, di creare delle piante che abbiano un maggiore contenuto di selenio e di iodio, perché sono elementi che fanno bene alle persone e non tutte le persone riescono ad averle nella loro dieta. Con la qualità diversa della luce che ci permette adesso la tecnologia dei LED, stiamo cercando di creare delle piante che abbiano un maggior contenuto di alcuni elementi nutraceutici tipo flavonoidi o anche antociani. E il futuro che permetterà di rendere anche queste tecnologie più alla portata di tutti sono lo sviluppo di Decision Support System. Sono dei software che sono in grado, si parla tanto di intelligenza artificiale, sono dei software che sono in grado di supportare l'agricoltore, anche il meno esperto, su cosa deve fare perché la sua coltura fuori suolo sia, diciamo, remunerativa e venga, diciamo, coltivata al meglio. Questo è un progetto di cui sono coordinatore per l'unità di Pisa e si sta volgendo al termine. Abbiamo realizzato questo Decision Support System che ci permette di coltivare il pomodoro fuori suolo e anche nel terreno nelle condizioni ottimali possibili. Infine concludo invitando i ragazzi, che vedo qui siete tanti, a venire a studiare a Pisa. Abbiamo creato un nuovo corso proprio per venire incontro a queste esigenze di questa nuova agricoltura. Il corso si chiama Sostenibilità dei sistemi agricoli. È un corso molto nuovo, è partito da un anno, in cui ci sono 3 insegnamenti che vi insegnano come gestire la serra e le colture fuori suolo, più tutta una serie di insegnamenti che vi introducono all'agricoltura digitale 4.0. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Incroci. Se ci sono domande,
se non gli... Ho un paio io. Prego. Okay. Allora, abbiamo capito che il problema è il finanziamento, ma anche i trattori in piazza dicevano quello, quindi mi sembra, e soprattutto voi avete l'attenzione delle fintech, quindi i dati possono essere abbastanza, come dire, interessanti. Certo. E bisogna mettere un project manager anche all'interno di una cultura verticale. Certo. Quindi le professioni sono veramente tante. Nelle nuove professioni sicuramente c'è l'aspetto tecnico, perché uno dei problemi in Italia per cui le culture fuori suolo sono partite più lentamente sono il problema delle strutture che non permettevano, diciamo, doveva prima essere adeguata la struttura climatica per poter entrare fuori suolo. Il reperimento dei finanziamenti, perché ancora un agricoltore, se vuole fare una cultura fuori suolo e va in banca, fino a qualche anno fa veniva guardato storto. Solamente ora nelle banche si incominciano ad avere delle persone che sono in grado di capire il business plan di una serra. E terzo, le competenze, perché quando uno ha creato tutto e poi dopo non riesce a far produrre il tutto, è veramente frustrante. Assolutamente, no, è insostenibile. L'ultima cosa che mi sento invece abbastanza confidente è il fatto che c'è una transizione ecologica verso un'energia rinnovabile, e quindi su quello possiamo dire che probabilmente l'impronta diminuirà. L'impronta diminuirà, però dobbiamo sempre tenere presente che la vertical farming, quando va a non usare l'energia solare, è sempre energivora. È sempre energivora, rispetto alla serra. Però non inquina come un'acciaieria. Grazie, professor Incroci, grazie mille. E allora, una domanda, prego. Volevo chiederle, immagino quanto possa essere importante lo studio che state facendo, però lei non ha dato... Forse può tenere il microfono. Non è il suo argomento, però per esempio, io sono un po' più anziano di lei, però io conservo ancora una memoria del mio palato, nel senso che conosco il sapore del pomodoro. E lei non ha parlato da questo punto di vista se la cultura verticale potrà, come dire, perché già oggi abbiamo visto quelle bellissime serre olandesi, ma se lei acquista a €1, €1,50, €2, acquista dei pomodori, con tutto rispetto, è vero, sono edibili, ma per quello che riguarda questo tipo di colture, si potrà pensare ad un qualcosa che abbia anche, non solo nutrimento, ma anche un po' di gusto, di sapore, di sapidità? Ne ha parlato anche prima Cantini, pare di sì. Sì, sì. Io purtroppo devo dire che ha ragione, perché molti dei pomodori che mangiamo adesso non sono buoni. Però qui c'è un problema commerciale, perché dal punto di vista tecnico noi lo possiamo fare il pomodoro buono. Chiaramente la produzione non va insieme con la qualità, non posso avere la botte piena e la moglie ubriaca. Quindi se il mercato mi richiede un prodotto di qualità, il fuorisuolo lo può fare. E vi dico anche una cosa, vi piace il pomodoro di Pachino, no? Lo conoscete il pomodoro di Pachino? Certo. Penso che sia uno dei migliori pomodori. Perché il disciplinare di produzione del pomodoro di Pachino proibisce la cultura fuori suolo? Ve lo siete mai chiesto? Oppure lo sapevate? La proibisce perché vuole cercare di mantenere il più possibile l'IGP sul territorio di Pachino. Perché con la cultura fuori suolo io posso andare a Ragusa e con un, diciamo, controllo adeguato della soluzione nutritiva ricreare le condizioni per cui il pomodoro di Pachino è buono. Il pomodoro di Pachino è buono perché ha dei terreni molto salini e quindi il pomodoro non si gonfia d'acqua, non diluisce il gusto. Io lo posso fare fuori suolo, potrei fare anche a Pisa il pomodoro con le stesse caratteristiche di Pachino. È chiaro che però per me ha un costo più alto. Il mercato lo dovrebbe pagare questo costo più alto. Siccome il mercato a volte non lo paga, allora il produttore deve rispondere all'economia, quindi produce dei pomodori durante l'inverno che sono meno saporiti. Sì, l'avevamo proprio inteso anche dall'intervento di Cantini che c'era questa soluzione, cioè questo contrasto tra il mondo delle certificazioni, perché sono quelle. Prego.
Io le faccio una domanda che però è rischiosa. Lei è un professore universitario, lavora all'Università di Pisa, io sono un agronomo e lavoro in Lombardia con 300 aziende, in pieno campo, e lavoro anche sul fuorisuolo. Lei sta dicendo che l'università sta andando verso il fuorisuolo? Più o meno sì. Allora, le culture protette stanno andando verso il fuorisuolo. Io l'ho detto fin dall'inizio che ci sono delle coltivazioni che in fuorisuolo non sono economicamente redditive. Questo deve essere chiaro a tutti. Chiaramente noi siamo un'università. Ci sono i miei colleghi agronomi che studiano il mais, il grano, e loro chiaramente hanno una sostenibilità del suolo, perseguono altri obiettivi. Il mio obiettivo è quello di sostenere dal punto di vista economico gli agricoltori con queste coltivazioni e al tempo stesso ridurre il più possibile l'impatto ambientale, perché comunque una coltivazione in serra non ha lo stesso impatto ambientale che ha una coltivazione in piano campo. Non ha nemmeno le stesse produzioni però. Quindi a un certo punto la società ci deve dire: volete che produciamo di più, cercando di contenere il più possibile le emissioni e l'uso degli input, oppure dobbiamo ridurre la quantità di input e prendere quello che il terreno fornisce? E poi abbiamo detto che tante cose non si possono coltivare in serra, almeno oggi, riso, grano, mais, quindi va bene, grazie mille, un applauso anche a Cruz. E allora adesso con Alessandro Pistillo, una cosa è da notare, che tutti questi ricercatori vengono da Toscana, Emilia Romagna, però voglio ricordare che anche in Puglia Pietro San Martino è uno dei ricercatori dell'Università Aldo Moro di Bari che sta facendo molte cose su questo. Ma Alessandro Pistillo, grazie, le lascio la parola perché forse grazie. Con il suo intervento andiamo a dire anche che tutto questo potrebbe essere utile per un'agricoltura urbana o suburbana, un'autoproduzione, vediamola. Esattamente, abbiamo parlato tra il primo intervento e l'intervento del professor Incroci di luoghi tradizionali di produzione agricola. Quindi, Alessandro, vicino perché... Mi sentite? Sì, grazie. Bene. Quindi luoghi di produzione tradizionale agricola o, per quanto riguarda le città, i luoghi in cui vengono prodotti gli alimenti sono molto lontani dai centri cittadini. Oggi andremo a guardare quella che è l'agricoltura urbana, le potenzialità che quest'ultima presenta e il ruolo che ha il fuorisuolo. Durante la presentazione guarderemo a quelle che sono le sfide del sistema alimentare attuale, guarderemo alla città, può rappresentare quest'ultima sia causa ma anche soluzione di alcune problematiche, di alcune questioni, il ruolo che il fuorisuolo può giocare, alcuni esempi di agricoltura urbana, e infine uno sguardo a quello che è lo scenario futuro. Il sistema alimentare attualmente è in forte cambiamento. Abbiamo il 55% della popolazione urbana, della popolazione mondiale è attualmente in ambiti urbani, si muove verso le città. Questo porta a dei cambiamenti negli stili di vita e nelle esigenze alimentari di quest'ultimi, nelle esigenze dietistiche della popolazione urbana. Inoltre dobbiamo considerare che il 70% dei prodotti agricoli destinati ad alimentazione umana sono dirottati verso i centri urbani. Quindi ci troviamo in un contesto di sfide ambientali, cambiamento climatico, impoverimento dei terreni, contestualmente a sfide socio-economiche, aumento della popolazione mondiale, svuotamento delle aree rurali e migrazione verso i centri urbani, shock pandemici, shock anche dovuti alle guerre, che pongono importanti quesiti a livello di sicurezza alimentare. Quindi è importante rivedere il sistema di produzione alimentare attuale, e in quest'ottica anche la FAO è interessata in quest'ultimo attraverso la sua Urban Food Agenda 2030, che guarda e stimola nella ricerca di nuovi sistemi di agricoltura, sia resilienti ma anche sostenibili da un punto di vista economico, sociale e ambientale. Per cui quando parliamo di urbanizzazione, al crescere dell'urbanizzazione il confine con l'ambiente rurale diventa sempre più fluido.
si vengono a modificare quelle che sono le dinamiche di dove, come e quale cibo viene prodotto, e si creano delle forti interconnessioni, dei forti scambi e flussi tra le diverse aree urbane, periurbane e rurali. Quindi guardiamo la città. Le città occupano circa il 3% della superficie abitabile terrestre, richiamano però il 70% del cibo prodotto per consumo alimentare, la quale produzione impatta con circa il 26% di emissioni di CO2 a livello globale. Quindi la città in questo scenario diventa solo un centro di consumo alimentare. Può diventare la città anche un ambiente di produzione attraverso l'agricoltura urbana. Con l'agricoltura urbana ci riferiamo a quelle attività di produzione agricola e attività connesse che avvengono in un contesto urbano o anche periurbano. E queste ultime possono avere numerose finalità, da finalità esclusivamente di sicurezza alimentare, un ruolo nel mitigare i cambiamenti climatici o efficientare energeticamente le strutture cittadine, anche di tipo sociale, educativo o terapeutico. Ognuna di queste tipologie di agricoltura urbana si distingue per l'output e non sono uno esclusivo dell'altro. Possiamo avere delle attività di agricoltura urbana che coprono diversi di questi aspetti. E in più nascono e stanno nascendo sempre più attività imprenditoriali che possono aver luogo in zone periurbane, quindi poco fuori il confine cittadino, attraverso attività di rooftop garden o anche di rooftop greenhouse, quando andiamo ad installare serre al di sopra di edifici urbani, ed anche poi plant factories o vertical farm. Quindi coltivare in un ambiente urbano apporta numerosi benefici, tra i quali migliorare la sicurezza alimentare di una determinata zona, un areale, accorciare le catene di trasporto e di approvvigionamento, promuovere diete sostenibili e anche andare incontro a quelle che sono le esigenze in un determinato contesto, e migliorare anche gli impatti urbani potenzialmente, integrando strutture di agricoltura urbana all'interno di edifici o strutture. Qual è il ruolo giocato, che può giocare il fuorisuolo, l'importanza del fuorisuolo per quanto riguarda l'agricoltura urbana? Dobbiamo considerare che l'agricoltura necessita di input, quali lavoro, spazio, acqua, fertilizzanti. Questi input sono anche richiesti dalla città, a livello residenziale, dalle sue infrastrutture e dall'industria, per cui città e agricoltura entrano in competizione per gli stessi fattori. Il fuorisuolo ci viene incontro in quanto riesce ad efficientare l'utilizzo di acqua e nutrienti, quindi riusciamo a ridurre l'input necessario a parità di output, di produzione. Ci affranchiamo dal suolo agrario, non necessitiamo più di coltivare su suoli che siano fertili, possiamo coltivare ovunque ci sia spazio. Efficientiamo l'uso dello spazio, in quanto per esempio con sistemi di vertical farm riusciamo a coltivare su ripiani sovrapposti, su superfici sovrapposte, o anche attraverso sistemi fuorisuolo incrementiamo la densità di coltivazione. E in più possiamo traslocare le produzioni all'interno di ambienti controllati, quindi permetterci di produrre durante tutto l'anno e anche controllando la qualità della produzione. Ora arriviamo alla città. Produrre in città pone dei quesiti. La città per sua struttura presenta problematiche di inquinamento delle acque, dei terreni, dell'aria. Negli ultimi giorni prendo le pagine dei giornali, le questioni di inquinamento dell'aria della zona della pianura padana. Per cui ci chiediamo, è sicuro coltivare in città? E qui vi presento qualche lavoro che è stato svolto. In questo caso siamo a Bologna nel 2015, sono state messe a confronto le produzioni, alcune produzioni orticole, in questo caso vi mostro basilico e lattuga, coltivate in città, in alcuni spot in città, e coltivate fuori dalla città in un'area normalmente dedita alla coltivazione orticola. In alto a destra vedete che per quanto riguarda la concentrazione nei tessuti di metalli pesanti non ci sono differenze significative nei prodotti coltivati in basilico e lattuga coltivati in città o in ambiente rurale. Qui sotto invece sono andati i ricercatori ad esplodere quella che è la concentrazione di metalli pesanti in basilico e lattuga nei diversi spot in città,
evidenziando come la maggior concentrazione di metalli pesanti si abbia in Basilico e Lattuga coltivati in un terreno vicino, molto vicino ad una strada trafficata a 10 metri. Lo step successivo è stato quello di cercare di capire da dove arriva questo inquinamento, un inquinamento dovuto all'aria o ad altri fattori o al terreno. Per cui si è andati a coltivare nello stesso areale, quello vicino la strada trafficata, piante in suolo e piante in un sistema fuorisuolo. In questo caso è stato utilizzato un fuorisuolo semplificato, un gravel bed, e dai risultati è emerso come le piante coltivate fuorisuolo abbiano accumulato percentuali inferiori di metalli pesanti. Quindi questo evidenzia uno dei vantaggi che rappresenta il fuorisuolo, le tecnologie fuorisuolo, la possibilità di coltivare, di riportare in produzione dei terreni potenzialmente inquinati. Altro fattore limitante è lo spazio. Le città bramano spazio, l'agricoltura necessita di spazio. Dove poter coltivare in città? Bene, siamo andati alla ricerca, sempre a Bologna, di spazi inutilizzati, in particolare i tetti. Qui ci troviamo a un caso studio di un tetto di un condominio in via Gandusio, 216 metri quadri, che sono stati allestiti con sistemi fuorisuolo semplificati, un NFT, idroponica flottante, un sistema su substrato. Coltivando diverse specie orticole si è arrivata ad una produzione stimata di 42 grammi al giorno al metro quadro di prodotto fresco, pronto per essere consumato, in questo caso consumato dagli abitanti del condominio. Quindi siamo andati oltre e abbiamo fatto un'analisi di tutte le superfici, tetti disponibili nella città di Bologna potenzialmente utilizzabili, arrivando a calcolare circa 82 ettari di spazio disponibile potenzialmente, che se messi in produzione con sistemi fuorisuolo avrebbero permesso di soddisfare nell'anno, diciamo, dello studio circa il 77% del fabbisogno di ortaggi della città di Bologna. Anche in questo caso il fuorisuolo viene in aiuto per questa nuova tipologia, questa nuova prospettiva cittadina, nel permettere di utilizzare degli spazi solitamente lasciati vuoti. Adesso una piccola carrellata con alcune immagini di agricoltura urbana. Qui ci troviamo, nonostante la bandiera sarda in primo piano, siamo a Bologna, è un sistema di agricoltura urbana semplificata, questi sono orti urbani. Possiamo avere agricoltura urbana sui tetti, anche in questo caso parliamo di fuorisuolo su substrato, oppure sistemi a maggior tecnologia. A sinistra abbiamo delle torri idroponiche o a destra un sistema vertical farm, in questo caso un ibrido perché ci troviamo all'interno di una serra. E sono sistemi attualmente utilizzati, integrati. Qui ci troviamo a Denver in Colorado, dove al di sopra di un ristorante è stata installata questa serra fuorisuolo, o anche qui siamo ad Utrecht, dove di nuovo al di sopra di un locale è stata installata una serra che è un ibrido tra sistemi fuorisuolo e vertical farm. Quindi guardiamo a quello che è lo scenario futuro, alcune prospettive. Lo scenario futuro può guardare a quella che è la città coltivabile, quindi una città in cui valorizziamo le sue caratteristiche e i suoi elementi per poterle rendere centri di produzione, non solo centri di consumo. E quindi nel grande panorama dell'urban farming o il peri-urban farming, un nuovo filone è quello della building integrated agriculture, cioè installare all'interno di edifici urbani sistemi di coltivazione fuorisuolo ad alta tecnologia che permettano di produrre alimenti. E due macro categorie possono essere di coltivazione fuorisuolo: la coltivazione che avviene all'interno di serre, in questo caso necessitano le serre, sfruttano la radiazione solare per la crescita delle piante, sono sistemi con un clima semicontrollato, dipende dalle installazioni, oppure sistemi vertical farm, quindi sistemi chiusi che non necessitano, che non utilizzano radiazione solare, ma esclusivamente illuminazione artificiale, illuminazione LED. Entrambi questi sistemi ci permettono di utilizzare spazi diversi. Una serra può essere installata in spazi esposti alla radiazione solare, una vertical farm invece in spazi interni come capannoni o edifici preesistenti.
E nel contesto della Building Integrated Agriculture è importante anche capire come poter sfruttare i flussi normalmente presenti in un edificio per la coltivazione. Quindi riutilizzare le acque grigie che arrivano da un edificio, utilizzare aria esausta di zone o anche di appartamenti per poter concimare con la CO2 le piante coltivate e anche poi rendere sostenibili e più efficienti da un punto di vista energetico, creando degli isolamenti. Serre sui tetti isolano maggiormente dalla radiazione solare, quindi aiutiamo la climatizzazione di un edificio. E in tutto questo grande panorama l'agricoltura urbana deve affrontare diverse questioni. Una è relativa all'accesso ai suoli urbani. I suoli urbani sono molto richiesti, costosi. Diversificare i raccolti, in questo caso anche venire incontro alle esigenze della città. Ogni città in ogni contesto può avere delle esigenze specifiche. Utilizzare le energie rinnovabili e nel caso anche creare delle comunità energetiche, capacità di gestire le acque e anche i rifiuti. Tutto questo sottostà sotto un cappello importante che è quello della legislazione. La legislazione locale, nazionale, internazionale può aiutare in questo processo di transizione e anche di sviluppo. E ora brevemente vi parlo, sempre in questo contesto, di un progetto di cui siamo leading group, è un progetto PRIN, Vertical Farming Sostenibile, che mira a definire quelle che sono le caratteristiche ottimali dei sistemi di coltivazione e di controllo climatico, cercando di progettare unità di coltivazione che siano adattabili a diversi contesti nelle città urbane. Questo progetto guarda, ricerca modelli innovativi di agricoltura urbana, creando forti collaborazioni tra università e produttori, aziende operanti nel settore, andando a creare poi dei sistemi che verranno validati e successivamente, attraverso attività pratiche e di piloting, si cerca di trasferire rapidamente queste conoscenze, queste innovazioni in ambito produttivo, nella realtà diciamo produttiva e commerciale. In questo ci viene incontro la Vertical Farm sperimentale che abbiamo nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari di Bologna e una struttura sperimentale che ha l'obiettivo di far crescere le competenze attraverso processi di educazione, ricerca, disseminazione. Ed è una struttura in cui abbiamo due sistemi di coltivazione tecnologie, un sistema flusso-riflusso ed anche un sistema aeroponico, 25 settori di illuminazione LED totalmente dimmerabili, oltre a 4 settori fertirrigui e la possibilità di contabilizzare consumi energetici e consumi idrici per poter poi dare degli output di efficienza d'uso delle risorse. E con questo io ho concluso, vi invito se vorrete venire a visitare la nostra Vertical Farm a Bologna e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie, tra l'altro allora i ragazzi possono proprio fare un tour tra le varie università. Sì. Grazie, sì. Se intanto ci sono domande, il mio collega passa, ma io ne ho una. Quali altre città state mappando? Molto interessante la mappatura dei tetti a Bologna. Sì, allora, con questo tipo di mappatura abbiamo fatto soltanto Bologna, ma stiamo collaborando anche con Stoccolma o in altri progetti anche a livello europeo, diverse città mappando qual è l'effetto dell'agricoltura urbana e l'importanza di quest'ultima in diversi contesti. Ecco, e avete calcolato quanto diminuisce la presenza di metalli pesanti se uno coltiva sul tetto? No, in questo caso non è stato calcolato. Perché lo farei, visto che gli aerei sono sopra di noi in continuazione. Sì, in quel caso col primo studio che è stato fatto, lì uno dei quesiti era capire da dove provenisse il maggior fonte di inquinamento di metalli pesanti, certo. E in quel caso è emerso essere effettivamente il terreno, il suolo. Certo, comunque si apre però un mondo perché quei tetti verdi possono anche ospitare altre, no, vegetazioni, quindi effettivamente bisogna solo considerare che siano tetti che sostengono questo tutto. Bene, se ci sono domande, veramente, se no Alessandro Pistillo, che tra l'altro lavora col professor Francesco Orsini, sì, va ricordato, direi che è stato veramente interessante, una visione completamente diversa. Grazie, grazie. E quindi arriviamo a magari entrare nel dettaglio delle tecnologie che possiamo utilizzare nelle
serre nel fuorisuolo, eccetera. In questo chiamerei un altro ricercatore, che è Luigi D'Aquino, ricercatore di Enea, ma con lui sul palco chiedo anche di presentarsi Pierluigi Santoro, che è Key Account Manager di Signify Italia, grazie, e chiederei, facciamo voi e poi Antonio Manca e Simone Venturini che parlano dell'altra parte. Prego. Allora, tanto grazie anche a voi, tra l'altro Pierluigi oggi mi ha dato veramente una mano. Grazie. Allora, Luigi D'Aquino, ricercatore senior, ci teneva a dirlo lei, non voleva, Enea. Senior purtroppo è un fatto di anzianità, non è una cosa piacevolissima. Lascio un attimo questo qui perché volevo introdurre un attimo il ragionamento. Ne abbiamo sentito delle relazioni molto esaustive, molto chiare sulle tecnologie esistenti. Io oggi ero qui, innanzitutto ringrazio l'organizzazione per avermi invitato, ma sono qui perché volevo proporvi un approccio un po' diverso a quello che abbiamo sentito, diverso probabilmente perché io sono un agronomo, però di base io sono un patologo vegetale, quindi vedo tutta questa tematica in una maniera un poco, forse un po' diversa, e obiettivi anche leggermente diversi. Tutta l'attività che stiamo facendo noi sul fuorisuolo ma con substrati naturali nasce da una sfida che è cominciata una decina di anni fa. La sfida qual era? Era quella di provare a riprodurre in un laboratorio, che è uno spazio piccolo e al chiuso, noi li chiamiamo ambienti non convenzionali, quelli in cui almeno uno dei fattori della produzione vegetale è presente a un livello inadeguato. In questi ambienti sono molti i fattori che sono presenti a un livello inadeguato. Riprodurre all'interno di questo tipo di ambiente molto particolare, non convenzionale, una stazione di crescita di tipo naturale o un campo coltivato. Ora, per fare questa cosa abbiamo ritenuto, perché non ci soddisfacevano armadi climatici, camere di crescita, fitotroni, per una serie di aberrazioni che secondo noi sono intrinseche a quel tipo di tecnologia. Allora ci siamo posti il problema di provare a ideare, progettare, prototipizzare, realizzare un microcosmo per allevare piante che simulasse o cercasse nei limiti del possibile di simulare la complessità di un campo coltivato, che per chi è del settore capisce che è una cosa, è una complicazione inaudita. Se noi oggi volessimo semplicemente elencare i fattori che in un campo coltivato incidono sulla crescita o sviluppo di una pianta, passeremmo la mattinata probabilmente qui dentro, e dovremmo passare dalla microbiologia all'agronomia all'ecofisiologia, eccetera. Sarebbe una cosa molto complicata, quindi è una sfida complessa. Se passiamo, passo io, abbiamo detto. Ecco qui. L'idea che abbiamo sviluppato prova a indirizzare 7 punti in particolare. Innanzitutto, per simulare un campo coltivato in un ambiente al chiuso, quindi fuori da un contesto naturale, innanzitutto riteniamo che si debba usare un substrato convenzionale, o un terreno, oppure una cosa che sia una composta, un terricciato, una torba, una miscela di queste cose. Un'altra cosa fondamentale è che questo sistema deve avere un'architettura a doppio stadio, cioè deve avere la parte aerea delle piante che stanno in un ambiente diverso dalla parte radicale delle piante. E questa non è una banalità, perché come tutti quanti sanno, in natura le condizioni, per esempio termoperiodiche, il terreno e l'escursione termica nel terreno è molto diverso da quelle della parte aerea, hanno profili completamente diversi, inerzie completamente diverse. Quindi questi due ambienti devono essere diversi e devono essere perlomeno termoregolati in maniera diversa. Poi ovviamente bisognerebbe incidere e agire sull'architettura, quindi la forma e la dimensione del vaso, perché dobbiamo riprodurre un franco di coltivazione. In un campo normalmente un franco di coltivazione può raggiungere anche i 60 centimetri, quindi abbiamo ritenuto che una profondità di una colonna di almeno 60 centimetri fosse sufficiente. Tenete conto che anche le piante arboree, è chiaro che c'è una quota parte dell'apparato radicale
che può anche approfondirsi rispetto ai 60 cm, così come ci sono piante che raggiungono profondità dell'apparato radicale molto inferiore, però normalmente 60 cm è un franco di coltivazione realistico. Ovviamente da questo poi discende l'architettura della parte aerea, la camera epigea, perché in una coltivazione erbacea da pieno campo noi riteniamo che un rapporto, se sono 60 cm di camera ipogea, dovremmo avere almeno un metro di camera epigea, perché questo è un rapporto che secondo le nostre esperienze empiriche è sufficiente a raccontare, a far crescere adeguatamente una parte aerea. Ovviamente poi ci saranno, abbiamo già detto che ci sono termoperiodi differenziati, ovviamente ci sarà illuminazione di precisione, ma ormai sull'illuminazione di precisione sappiamo tutto, con i LED oggi si può fare tutto, con livelli di, con regolazioni, una precisione, i nostri sistemi che sono insomma commerciali, ci permettono di regolare alla micromole l'emissione, la densità di flusso fotonico, l'intensità di luce, densità di flusso fotonico fotosinteticamente attivo. E poi in questi sistemi deve essere assolutamente controllato e controllabile la ventilazione. La ventilazione è un aspetto largamente sottovalutato delle coltivazioni al chiuso. E invece la ventilazione, ve lo dico sulla base dell'esperienza come agronomo, ma ve lo dico anche sulla base degli esperimenti che stiamo facendo, che stiamo un po' per volta, con molta fatica, ma stiamo pubblicando, perché si accavalla il lavoro, i dati si accavallano, e a volte non riusciamo a pubblicare con la velocità che vorremmo. La ventilazione è un fattore che incide sulla crescita e sullo sviluppo delle piante tanto quanto la luce, perché mentre le piante hanno sicuramente dei meccanismi di adattamento alla luce, chiunque ha una pianta in salotto lo sa, le piante non hanno sistemi di adattamento alla mancanza di ventilazione. Dalla ventilazione io decido la pianta se cresce o non cresce, e decido soprattutto una cosa, perciò come dicevo fondamentalmente io sono un patologo vegetale, decido se l'ambiente di coltivazione è induttivo o non è induttivo. E questa cosa è nodale, perché gli ambienti che abbiamo visto sono tendenzialmente induttivi, cioè predispongono le piante ad sono compatibili con lo sviluppo di patologie, in particolare della sfera radicale, anche molto pesanti per le piante. Nelle coltivazioni idroponiche, per esempio, che abbiamo visto sopra, gli attacchi, quando partono attacchi di marciume, nel caso del pomodoro e la fitoftora, ma sono anche le rizoctoni, i fusarium che attaccano, vi assicuro che controllarle è veramente complicato. L'idea invece era quella di mettere a punto un sistema che potesse riprodurre conduzioni di questo tipo, perché noi facciamo esperimenti anche di patologia vegetale, ma l'obiettivo era anche quello di capire qual è la regolazione delle manopole che permette alla pianta di non avere proprio attacchi. Quindi io non sono interessato più a chiudere la pianta sotto una campana, la voglio tenere in condizioni di ambiente normale e voglio evitare però che l'attacco si parta. E da questo nasce appunto il microcosmo, che è un apparato commerciale che si vende negli istituti di ricerca, si vende nelle scuole, ed è un progetto Enea. Ma perché ve ne parlo? Intanto vorrei farvi vedere qualche immagine del microcosmo, perché il microcosmo poi è la base per quello che viene dopo. Queste sono immagini dei nostri microcosmi, ovviamente quelli commerciali sono molto più carini, meno spartani, meno acciaio, e queste sono coltivazioni di basilico. Giusto per darvi un'idea, quello è l'apparato radicale, una pianta di basilico, dopo una sessantina di giorni di crescita, quando la pianta è andata anche a fiore, anche a seme, per darvi un'idea della potenzialità di crescita, per darvi un'idea di quanto il franco di coltivazione sia capace di incidere sullo sviluppo di una pianta, ma chiunque fa l'agronomo sa benissimo queste cose. E chiaramente si possono raggiungere rese comparabili con quelle di un campo coltivato, e anzi forse anche superiori, nel senso che qui dentro non ci sono perdite di produzione. Noi dal cotiledone fino alle foglie che stanno nell'infiorescenza del basilico, e tutta la pianta è completamente integra, quindi non ci sono perdite di produzione, quindi se vogliamo la produzione lorda vendibile sarebbe anche superiore. Questo per dire che la tecnologia del microcosmo funziona, ma è una tecnologia da ricerca o al limite da didattica, cioè un microcosmo ha un costo insomma non facilmente sostenibile. Se però
noi vogliamo provare ad applicare questo modo di ragionare alla coltivazione fuori terra utilizzata per fini amatoriali o per fini produttivi. Allora, quello che abbiamo fatto noi è prendere 4 di quei 7 punti e abbiamo provato a utilizzare quelli per coltivare piante, per generare un prototipo che è figlio del microcosmo, anche se non sembrerebbe un figlio illegittimo, ma è un figlio del microcosmo, e che noi abbiamo chiamato lampada ventilante. Eccola qui. Nella lampada ventilante, noi rispetto al microcosmo rinunciamo al doppio stadio. Okay? D'altronde anche le vertical farm non sono in doppio stadio. E anche le colture. Sì, chiedo scusa. Anche nelle vertical farm, anche nelle colture idroponiche non c'è un doppio stadio. Tutto quanto è all'interno di un ambiente che è termoregolato alla stessa maniera, se è termoregolato in genere lo è. Quindi rinunciamo al doppio stadio, manteniamo l'architettura dell'apparato radicale, manteniamo il substrato, e il mantenimento del substrato non è una cosa banale, perché ne parlavano prima i relatori. Negli anni si è andato a capire, ma è una cosa ormai che non fa neanche più notizia, che quando noi parliamo di piante, in realtà noi abbiamo un concetto della pianta che è distorto, cioè noi, come anche di noi stessi, no? Noi tendiamo a immaginare noi stessi come individui, le piante come individui. In realtà non è esattamente così, perché noi abbiamo una quantità di cellule batteriche dentro di noi e fuori di noi che è comparabile, forse qualcuno dice addirittura superiore, alla quantità di cellule che compongono il nostro corpo di nostro. Nel caso delle piante la situazione è ancora più complicata, che non solo le piante sono tappezzate dentro di batteri, anche sulla superficie, ma non vi dico quello che succede a livello radicale. Se io provo ad isolare dei microrganismi dalle radici, spostandomi di pochi millimetri da un punto a un altro, mi escono fuori cose diverse. Cioè quello che gira attorno a una radice in termini di funghi, batteri e altri microrganismi è una cosa di una complicazione che va al di là sicuramente della mia capacità di immaginazione. Tant'è vero che gira un concetto molto carino, che è quello del Wood Wide Web, che vi dice che in realtà tutti gli organismi di una foresta sono collegati dai funghi, dai batteri, collegati tra l'altro poi i funghi a loro volta si portano dentro altri agenti, così come gli stessi batteri sono in una fluida relazione gli uni con gli altri. Quindi quello che, nel momento in cui noi togliamo il terreno, ci perdiamo questi pezzi, ed è singolare vedere a certi convegni sull'idroponica colleghi che si sforzano ci raccontano di inoculi di batteri provenienti nel sud dal suolo per inoculare le radici. Cioè io mi chiedo, tu hai tolto il terreno e poi ti vai a cercare le cose del terreno, ma ce le avevi già. E per giunta sono una tale complessità che per quanto tu voglia isolare ceppi belli, simpatici, forti, eccetera, sono ceppi che rappresentano un miliardesimo forse della complessità del suolo. Quindi cedere il terreno, secondo me, rende il sistema poco sostenibile. Quindi abbiamo mantenuto il terreno, abbiamo mantenuto una certa architettura, una certa forma del vaso, abbiamo mantenuto l'illuminazione di precisione, perché parlando di ambienti al chiuso non se ne può fare a meno, e poi abbiamo mantenuto, però l'abbiamo modificata, la termoventilazione. Quelle lampade hanno a fianco quegli accrocchini, che sono delle ventole, che generano un flusso d'aria che è molto diverso da quello del microcosmo, però nasce da quello che abbiamo capito nel microcosmo, e generano intorno alla pianta una fluidodinamica per cui io posso decidere, come vi dicevo prima, girando le manopole, se il sistema è induttivo o non è induttivo. L'induttività di un sistema è un fatto tendenzialmente trascurato, nel senso che noi abbiamo parlato giustamente di produzione. È chiaro che chi fa produzione non amatoriale vuole produrre, però deve produrre anche in condizioni, riuscire a coltivare in ambiente al chiuso generando condizioni non induttive significa usare o non usare antiparassitari, il che vuol dire che la qualità tossicologica del prodotto finito è semplicemente, cioè viene decisa fondamentalmente da quello, perché poi non è vero che all'interno dei sistemi chiusi non si facciano trattamenti. I sistemi chiusi sono tendenzialmente induttivi, tant'è vero che per entrare in questi sistemi, se ci fanno entrare, devi entrarci
bello bardato, ci sta perlomeno la doppia porta, eccetera, eccetera. L'induttività di questi sistemi sono sistemi di tipo non induttivo e sono sistemi nei quali, per questo non vorrei allargare troppo il raggio, poi chiudo, sono sistemi nei quali l'utilizzo del terreno consente di ridurre drasticamente la quantità di acqua, consente di utilizzare acqua anche di pessima qualità, consente di utilizzare pochi concimi per l'effetto accumulante del terreno, anche concimi di pessima qualità e con antiparassitari praticamente zero. Inoltre il terreno ha una caratteristica, ma qui la lancio lì perché sarebbe anche questa qui lunga, a differenza dei corpi idrici, i substrati convenzionali tipo il terreno hanno una riciclabilità virtualmente infinita, cioè i corpi, i substrati solidi, se trattati adeguatamente, recuperano la loro fertilità in maniera molto semplice. Si parlava dei trattori, no? Si parlava del fatto che non bisognava coltivare un pezzo della terra, perché il riferimento bibliografico sul perché non si deve coltivare la terra è la Bibbia, per capirci quanto questa cosa è nota. Cioè il riposo dei terreni o il trattamento adeguato dei substrati significa riciclaggio a oltranza, cosa che non sempre nei sistemi di agricoltura fuori suolo convenzionale, insomma, non è sempre rispettatissimo. Io mi fermerei qui e vi ringrazio per l'attenzione. Certo. Tavola rotonda, poi facciamo dopo le certo. domande. Certo. Pierluigi, ti do la parola, ci alziamo e faccio un po'. Non si sente, adesso sì. Ok. Intanto, no, siamo a posto, tenga pure. Intanto Luigi D'Aquino le ha dato un bellissimo asset, illuminazione di precisione. Allora, voi siete Signify, conosciuti meglio come... come Philips, diciamo, magari spiego questa cosa qui. Esatto. Philips è un'azienda che esiste da 130 anni, è famosa per la luce artificiale, anche tradizionale, e da alcuni anni ha creato una azienda sorella che si chiama Signify, che si occupa completamente della luce artificiale, mentre Philips si occupa di medical device. Quindi quando parliamo di Signify è sempre Philips, e quindi all'interno di Signify poi abbiamo un nuovo dipartimento che è il dipartimento Orti. Quindi occupandoci da 130 anni di luce, anche da circa 10-15 anni ci occupiamo di luci artificiali esclusiva per la luce, quindi abbiamo dei prodotti che vanno praticamente a mimare la luce del sole, quindi ci sono applicazioni che abbiamo già visto anche oggi nell'ambito dell'integrazione della luce all'interno delle serre, ma anche le vertical farm, no? Questa nuova tendenza tecnologica che abbiamo visto. Quindi voi siete specializzati, perché sappiamo che anche in qualsiasi tipo di indoor, negli uffici, a casa, voi vi occupate di luce. Ma da quando lei si sta occupando di luce nell'agricoltura? Intanto da quanto tempo? Allora, io diciamo che mi occupo di orticoltura da quando ho iniziato l'università a Firenze. Infatti so che conosceva il professor Incroci, quando ero tra virgolette studente, studiavo anche sui suoi, diciamo, ha preso ricerche. Dei voti? No, non era il mio professore, il mio professore era Romano Tesi, che era, diciamo, un predecessore dell'Università di Firenze. Però il professor Croci negli anni ha scritto tantissimo, infatti leggo molto la sua letteratura e anche di recente lo sono andato a trovare all'università. Quindi mi sono occupato di orticoltura fin, diciamo, al tempo dell'università, poi ho vissuto 12 anni in Olanda, dove chiaramente ho fatto un'esperienza incredibile, negli Stati Uniti, e ho iniziato a lavorare per la Philips, dove abbiamo, diciamo, un dipartimento speciale in Doven di 180 persone a livello globale che si occupano solo ed esclusivamente di luce artificiale. La particolarità è che siamo una delle poche aziende che all'interno di questo dipartimento ci sono degli agronomi e fisiologi, quindi praticamente noi... praticamente quando andiamo a consigliare o vendere a un cliente della luce, prima di vendergli delle lampade dobbiamo analizzare l'efficienza, cioè se veramente conviene all'agricoltore utilizzare queste tecnologie. Quindi noi andiamo a fare tutto uno studio che ci permette di trasformare veramente questa luce artificiale in un prodotto che poi sia vendibile sul mercato e remunerativo. Ecco. Quindi diciamo non è accendiamo delle luci in a serra e funziona tutto, no, ci sono dei calcoli da fare, delle piante che hanno una convenienza rispetto ad altre e vari altri tipi di approcci. Perché abbiamo visto che forse il vero problema è quanta energia chiede la serra e parte di questa energia va
per le luci, voi come ottimizzate e qual è il consiglio migliore che date proprio per ottimizzare una serra? Allora, in generale, no, una serra, ci sono vari livelli di serra. Il professor Incroci prima infatti parlava e faceva un'ottima spiegazione, mappatura. E tutto anche, volevo anche fare un piccolo preambolo su questo, specialmente per i giovani. Le vertical farm, le serre tecnologiche, le serre low tech sono una parte di un portafoglio di tecnologie agricole che noi utilizziamo per sfavare il mondo. Non significa che queste tecnologie andranno a sostituire le coltivazioni in pieno campo, quanto, non esiste, no, anzi sempre di più coltiveremo in pieno campo, sempre di più in serra low tech, quindi fanno parte di un portafoglio di tecnologie che andranno a sfamare questa popolazione mondiale. Noi in particolare ci occupiamo praticamente, come diceva il professore, delle Ferrari, cioè quindi di quei impianti così tecnologici che hanno che la luce permette di ottimizzarli ulteriormente, cioè tra virgolette di farli lavorare anche di notte quando la luce non c'è. Poi ci sono invece poi i razzi, come possiamo definire, se abbiamo definito la Ferrari le serre tecnologiche, invece il vertical farm non è altro che qualcosa veramente di un razzo lunare, perché praticamente è qualcosa di altamente tecnologico. Per giusto rispondere alla tua domanda, l'utilizzo dell'energia. L'energia è fondamentale perché bisogna ottimizzare al massimo, perché noi dobbiamo essere in grado di convertire l'energia elettrica in comunque una derrata alimentare. Quindi praticamente è importante, come dicevo prima, gli studi che si fanno della conversione e anche l'utilizzo di energie rinnovabili o comunque di energia a basso costo, che uno dei problemi fondamentali, per esempio, delle vertical farm è proprio il costo dell'energia. Perché questi impianti non solo hanno un costo importante di investimento, ma anche un costo importante di OPEX, quindi operatività, quindi energia elettrica. Infatti la tendenza attuale è quella di anche un'interazione di nuovi stakeholder nel mondo dell'agricoltura, che sono i produttori di energia, che vedono queste vertical farm come dei clienti importanti per l'utilizzo dell'energia. Quindi noi da parte di Philips l'importanza è data molto all'efficienza delle nostre macchine, no? Quindi delle nostre lampade. Quindi noi lavoriamo tantissimo sulla componentistica in maniera da poter avere la massima efficienza della conversione elettrica e luce, e poi lavoriamo sugli spettri. Qui abbiamo tanti fisiologi, colleghi agronomi, che sanno benissimo, no, che le piante assorbono un certo tipo di spettro. Noi lavoriamo su questi spettri, quindi quasi ogni pianta o quasi gruppo di piante ha un tipo di spettro specifico, quindi noi gli andiamo a dare solo quello spettro in maniera da poter risparmiare energia elettrica così in maniera da efficientare comunque il sistema. Ecco, state facendo... A che punto è la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni vostre? Abbiamo capito che in Olanda avete una farm vostra su cui sperimentate, ma a che punto è la ricerca? Qual è il domani di questa luce nelle serre? Noi abbiamo un centro di ricerca in Eindhoven, si chiama GrowWise, dove praticamente già da 15 anni, anche insieme all'Università di Wageningen, dove tra l'altro ho studiato, collaboriamo. E quello che stiamo notando, la tendenza attuale sicuramente nell'ambito delle vertical farm, le vertical farm stanno iniziando a guardare, ma anche la ricerca sta iniziando a guardare a prodotti ad alto valore produttivo. Cioè interno. Non soltanto di lattughe, ma anche andare a guardare la cosmesi e la farmaceutica, che diciamo andare a produrre un chilo di lattuga all'interno di una vertical farm con tutte le tecnologie che possiamo, comunque il costo o il prezzo di vendita sarà quello, no? Possiamo dargli un valore aggiunto in vari modi, che sono stati già un po' anche oggi spiegati, però la tendenza di queste fabbriche verdi sarà verso la cosmesi, la farmaceutica, quindi andare a produrre delle compound, delle molecole che hanno un interesse industriale molto maggiore rispetto a quello alimentare. Quindi la tendenza che vediamo adesso è questo. Stiamo vedendo anche dei gruppi industriali che ci stanno lavorando, quindi io mi aspetto che le vertical farm andranno in quel tipo di reazione. Non abbiamo però grandi esperienze in Italia ancora di queste cose. In realtà l'Italia sta giocando un ruolo importante a livello europeo e mondiale. Proprio qui in Lombardia abbiamo la più grande concentrazione di vertical farm d'Europa. Sì, no, ma intendo su quel tipo di colture. In realtà ci stanno lavorando. Chiaramente okay. Sono anche allora ricerche abbastanza coperte, no, da segreto industriale. Come giornalista ho sempre bisogno, certo, della notizia, comunque va bene. Come lavorate con i centri di ricerca, con le università e con le scuole? Allora noi, dobbiamo dire la verità,
siamo, la nostra azienda è centrale in Olanda, quindi praticamente noi abbiamo il nostro centro di ricerca e lavoriamo fortemente con Wageningen. Onestamente non abbiamo grande ramificazione sul resto dell'Europa e del mondo, però io come key account manager, perché gestisco Italia, Grecia e Israele, sto iniziando a cercare delle interazioni, no, con delle università. Per esempio sono stato anche all'Università di Pisa, mi sto guardando intorno anche abbiamo a Salonicco, a Siena. Quindi, abbiamo, diciamo, il centro giù di Napoli, di Portici, quindi ha tanto lavoro da fare. Ci guardiamo intorno, però diciamo siamo un'azienda industriale, quindi tendiamo più a lavorare, no, con grossi clienti che comunque, no, e investono del quindi tempo del, però l'università, diciamo, quando c'è qualcosa di interessante noi ci approcciamo. Ok, la palla l'abbiamo buttata anche all'università. E allora qualche case history, doveva venire la pietra, Vincenzo La Pietra veniva tra l'altro dalla Puglia, lo sentiremo, però quale altra realtà avete come fiore all'occhiello? Allora, in Italia abbiamo vari progetti, come a parte la pietra che magari illustreremo dopo, Friel è una delle serre in acciaio vetro più grandi d'Italia, si trova nella zona di Ferrara, sono nostri clienti, loro lavorano sul pomodoro. E poi abbiamo vari altri progetti come anche Planet Farm, no? È molto famoso anche per questo ultimo caso di incendio che è successo. Però a breve adesso saremo partner di altre vertical farm che stanno nascendo, che al momento non posso nominare, però diciamo il mercato anche nell'area mediterranea delle luci artificiali sta crescendo. È bello fervido. E invece vi interessano quelle piccole vertical farm, abbiamo visto qualche esempio prima, ma in effetti anche a Milano o a Bolzano ci sono diversi ristoranti che si aprono la propria piccola vertical farm, magari proprio come se fosse un frigorifero, però ce l'hanno. Ecco, anche questo tipo di mercato a voi interessa? È troppo piccolo? Questo è un mercato un po', diciamo, quasi hobbistico o marketing, diciamo. Noi lavoriamo progetti industriali di una certa dimensione. Io mi immagino questi progetti sono più un marketing, una comunicazione, perché poi alla fine le quantità di questa produzione all'interno, no, di un tra virgolette frigorifero sono così, non dico irrisorie, ma è anche difficile da gestire, perché comunque il compito dell'agronomo è complesso, gestire questi tipi di sistemi, e i colleghi lo sanno, non è semplice, conducibilità elettrica, pH, temperature, e me lo immagino un cuoco lì che già impazzisce con le sue padelle a gestire una mini vertical farm. Sì, prego. No, io volevo riagganciarmi un attimo a quello che diceva il collega, perché è un aspetto che stamattina forse sarebbe il caso fare emergere. È conoscenza ormai, per chi è del settore, conoscenza consolidata, che modificando spettri luminosi, intensità luminosa, durata di illuminazione, e io vi aggiungerei anche modificando la ventilazione, eccetera, eccetera, esatto, è possibile non solo ottenere produzioni più o meno elevate, più o meno importanti, ma è possibile pilotare, questa è la cosa che sta ormai emergendo, noi abbiamo diverse obbligazioni, ma facendo un po' di ricerca in letteratura se ne trovano tante, se ne trovano sempre di più che tante, è possibile pilotare una cosa che si chiama metabolismo secondario delle piante, per cui la produzione di composti che noi possiamo considerare nutraceutici, medicinali, eccetera, può essere modificata e al limite anche potenziata. Questo è un uso delle coltivazioni al chiuso che probabilmente potrebbe mettere d'accordo, potrebbe dare un senso nuovo a coltivazioni. I disciplinari di prima, la legge europea su anche gli OGM e sulle nuove tecniche di genomica. Chiaro. Sì. Ci sono domande? Allora, io nel frattempo vi chiedo di rimanere qui e chiedo di raggiungervi Antonio Manca, che è CEO di 21esima più 1, adesso spiega bene lei, e di biosanificazione, e Simone Venturini di Nutritech. Allora, grazie, che così gli diamo, grazie. Prego, e prendiamo, ecco, ve lo passate un po', grazie, perché qui siamo ancora in ambito tecnologico, ma su il mondo dell'acquaponica. Magari mi metto... È giusto? Sì. Ok, allora parla Simone Venturini, Nutritech e Aquaculture Manager. Sì. Se lei si... poi vi prendete la parola. Sì, grazie. Ci sto in piedi per così... Sì, mi raccomando il microfono, se potete dare... Abbiamo fatto un piccolo cambio di scaletta, scusate regia. Buongiorno a tutti, sono Simone Venturini,
responsabile di ricerca e sviluppo sì, Nutritec. Mi perdoni, si può stare perché certo. Se no non la riprendiamo, grazie. Io porterò un po' più di ottimismo. No, ma ce n'è stato fino adesso. Certo, sì, scusa, vi porto l'esperimento che stiamo conducendo realmente. Ora, immaginate di avere il vostro giardino, il vostro orto, date amore alle vostre piante e le vostre piante vi ricambiano dandovi del cibo. Ma immaginate che, oltre a fare questo, la pianta vi possa dare energia elettrica, scaldare la vostra acqua della casa, fornirvi l'idrogeno per caricare la vostra bicicletta a idrogeno, a pedalata assistita. Vi sembra fantascienza? No, è tutta realtà. E questa tecnologia è sviluppata in Italia, in una piccola azienda di Mantova, e vi dimostreremo che non è fantascienza, ma è realtà. Ora, negli anni, ci sono voluti 10 anni per sviluppare tutto questo, abbiamo cercato di sviluppare un sistema acquaponico che fosse sia ecosostenibile, ma anche economicamente sostenibile, perché come dicevamo prima sugli agricoltori, e potete anche imporre di utilizzare dei sistemi ecologici, ma se poi costa di più e falliscono, non lo faranno mai. E questo è stato il grande bagaglio, la difficoltà tecnologica per sviluppare tutto questo. Quindi un impianto deve essere produttivo, economico, sostenibile dal punto di vista sia energetico che economico. Next, normale. Non va. Regia. Ok. Grazie. Senza perdermi troppo in lungaggini tecniche, vediamo un normale ciclo di allevamento del pesce. Noi nei nostri sistemi non abbiamo fatto altro che andare a capire cos'è un ricreare un ecosistema. Noi non sforziamo la natura a fare ciò che non vorrebbe fare. Abbiamo fatto tutti degli studi per capire il pesce, se è libero in natura, cosa preferirebbe mangiare, la pianta cosa vorrebbe per star bene, e noi usiamo tutta una serie di tecnologie per portare il pesce, le piante, l'ecosistema nelle migliori condizioni 24 ore al giorno per 12 mesi all'anno, e ci sono state delle sorprese enormi. Non sforziamo nulla, perché se interrompiamo il sistema ritorna al suo equilibrio, meno produttivo, ma ritorna al suo equilibrio. Se invece forziamo le piante o i pesci a fare qualcosa che non vorrebbero fare in natura, nel momento in cui hai un problema di manutenzione nell'impianto, l'impianto va al collasso. Ora, un esempio, noi abbiamo i pesci, diamo da mangiare del mangime, questi producono delle reazioni. Il pesce nella respirazione produce ammoniaca. L'ammoniaca può essere convogliata in un impianto di fitodepurazione dove tramite i batteri si può trasformare l'ammoniaca in nitriti e nitrati. I nitrati vengono assorbiti dalle radici delle piante e l'acqua viene purificata e ritorna ai pesci. Questa diciamo che è la formula tradizionale dell'acquaponica. Che cosa abbiamo aggiunto? Noi siamo andati oltre a fare studi alimentari per trovare mangimi che dessero qualità di pesce e pianta, perché i pesci e le piante fatte in questo sistema non hanno nulla di diverso da quelli selvatici. Collaboriamo con gli chef, con i ristoranti, facciamo un pesce, dico non stanno più comprando il pesce pescato, prendono il nostro pesce perché è di qualità superiore. Produciamo le fragole, ci dicono ma fate le fragole come le assaggiavo da bambino 40 anni fa. Riusciamo a fare anche il pomodoro di Pachino, prima c'era stato un esempio. Invece di farlo in acqua salata, di farlo in acqua dolce, faccio l'orata e in quel periodo lì usa l'acqua salata. Questo sistema è universale, si può fare qualsiasi tipo di pianta, qualsiasi tipo di pesce, che sia acqua calda, acqua fredda o acqua salata. Ora, qual è stata l'ulteriore implementazione tecnologica? Che andiamo a introdurre le bivalve, i vermi che sono presenti nel terreno, andiamo ad aggiungere tutta una serie di biotipi che aiutano il sistema ad essere più elastico, e l'ultima frontiera tecnologica è stata quello di capire che tramite un sistema catalitico potevamo trasformare l'ammoniaca prodotta dai pesci in idrogeno e azoto, e la sorpresa è stata che quando abbiamo innescato questa macchina è più l'energia che produce di quella che richiede.
Quindi una volta innescato produce energia e idrogeno a costo negativo. Ora, per dimostrare che questa tecnologia è fattibile, non ci siamo limitati a dire vi facciamo un prototipo. Abbiamo costruito tutta una serie di macchinari, compreso la bicicletta a idrogeno. E non un prototipo. Tutte le tecnologie che vi dimostro sono industrializzabili e sono già disponibili sul mercato. Non è fantascienza, è realtà, è scienza oggi. Tutto questo, e vi faccio un esempio, da la produzione di un chilogrammo di pesce, oltre a fare le piante, riusciamo a produrre nel suo ciclo di vita 114 kW elettrici. È un'enormità. Tutto questo, che poi vedremo il caso reale, ma lascio la parola ad Antonio, perché tutto questo è possibile se tutta questa tecnologia è controllata da una serie di sensori e tecnologie che permettono di tenere la natura nelle sue condizioni di massima efficienza. Grazie. Grazie. Sono Antonio Manca del 21+1, ci occupiamo di sensoristica in genere, aria, acqua, suolo, in questo caso fuori suolo. C'è una piccola considerazione da fare. Sappiamo che l'idroponica esiste da sempre, praticamente gli azzechi babilonesi già facevano idroponica, forse con sistemi molto più, chiamiamoli, molto più basici, ma sicuramente e incontrollati, ma sicuramente lo facevano. Una piccola considerazione, una premessa, è una platea dove si parla di fuorisuolo. Quello che mi ha sorpreso è che praticamente quasi tutti gli interventi erano legati al suolo, all'importanza del suolo e la, come dire, non allo svilire, ma comunque a ridimensionare il fuorisuolo. La sensoristica oggi è in grado di monitorare qualsiasi avvenimento, qualsiasi processo c'è nel suolo, nell'aria e nell'acqua. Quello che abbiamo visto in sistemi fuori suolo è che è essenziale. È essenziale perché sono degli ecosistemi completi e che sono particolarmente sensibili, sono sensibili e hanno necessità di avere un'allarmistica importante, hanno la necessità di controllare le luci perché conosciamo l'importanza della luce per le piante. Siamo naturalmente consci di che cosa vuol dire controllare tutto il processo di ossigenazione, tutto il processo di ventilazione, per esempio il processo che parlava il professore prima della ventilazione è importantissimo. Nel caso dell'acquaponica in genere, dove esistono sistemi sperimentali o che comunque messi in pratica, come può essere quello dell'ammoniaca, abbiamo ulteriore sensoristica a controllo, ma da questo aggiungiamo un aspetto che non ho sentito in questa platea, che è quello dei dati, cioè la raccolta dei dati e soprattutto l'insieme dei dati che compongono tutta la filiera. I dati sono quelli che noi intendiamo da tocchettizzare, cioè praticamente i dati che possono essere utili allo stabilimento stesso o all'utente stesso, ma sono anche i dati che poi serviranno in futuro per essere diciamo portatori di tecnologie sempre più avanzate, non solo nel momento statistico, ma soprattutto nel momento previsionale. I dati, tra l'altro, abbiamo esperienze di tokenizzazione di questi dati, cioè praticamente questi dati li facciamo diventare dei token, li accumuliamo e li gestiamo con gli utenti attraverso dei wallet, dove l'utente utilizza parte di questi dati, cioè quelli che gli servono
ma gli altri vengono utilizzati in ambito di ricerca e anche in ambito commerciale. Perciò questi dati vengono anche commercializzati dopo attenta analisi, dopo collaborazioni con laboratori, istituti importanti, gli agronomi e gli agrotecnici in campo, i periti, eccetera. Ma voi fate anche biosanificazione? Facciamo anche biosanificazione, nel senso lavoriamo in Centro America, perché l'Europa non è molto sensibile ai, chiamiamola così, al ricircolo dell'acqua, in quanto il 90% dell'acqua viene dispersa attraverso i fanghi. Siamo tutta l'Europa, non solo naturalmente l'Italia, fautrice di questa politica che bisogna riutilizzare i fanghi. Perciò i fanghi si essiccano, tra l'altro i fanghi sono un business importantissimo, perché parliamo di 350 euro per metro ton, praticamente costano più dell'acqua potabile, e quest'acqua viene completamente dispersa. Ma legandoci alla sensoristica di quest'acqua, noi siamo in grado di controllare qualsiasi processo dell'acqua reflua, siamo in grado di controllare i batteri, e attraverso nanotecnologie siamo in grado di utilizzare impianti completamente sotterranei che utilizzano sia batteri anaerobici che aerobici, e riescono a rilasciare senza fango, senza alcun fango, ripeto, acqua pulita al 97% certificato. Di questi impianti ci sono circa 350 impianti funzionanti, qualcuno da oltre 20 anni in Centro America, e un brevetto americano, brasiliano e panamense. Sono praticamente impianti gestiti completamente da sensori, tutto automatizzato, e là anche là vige il principio del dato. Il dato viene analizzato continuamente e controlliamo la purezza dell'acqua fino al 97%. Però tornando all'esempio dell'importanza della sensoristica in sistemi complessi come possono essere quello, sicuramente lo stabilimento, chiamiamolo così, lo stabilimento di acquaponica di Nutritec è forse un esempio importantissimo. Sono antipatico al telecomando. No, è scomparsa la regia. Grazie. Allora abbiamo capito che c'è bisogno di un'altra professione in più. Torniamo sulla presentazione di Venturini, che credo debba far vedere la bicicletta. Faccio vedere l'impianto reale e la bicicletta. Ok, possiamo andare avanti? Forse? Non piace il tasto next. No, abbiamo problemi a far andare avanti. Posso chiedere alla regia se ci danno una mano? Non riusciamo. Next. Ok. Questo è l'esempio reale dell'impianto presente a Mantova. È un modulo industriale replicabile. È stato studiato un mangime, come vi dicevo, capendo quali sono le reali esigenze dei pesci e delle piante, in modo che che i pesci producano le deiezioni adeguate per i fabbisogni delle piante. Già qui c'è stata la prima sorpresa, perché in queste condizioni il pesce produce 4 volte meno ammoniaca di un pesce normalmente allevato, ed è sparito completamente il grasso periscerale in eccesso che troviamo spesso nei prodotti industriali. Questo cosa ha permesso? Ha permesso già solo con questo sistema di fare 4 volte più pesce che piante, e dal punto di vista economico vale più il pesce che la pianta. Oltre a tutte le varie tecnologie che ha accennato Antonio, alla fine il conto economico, facciamo i conti della serva dell'impianto, che in un anno è stato possibile produrre 5.000 kg di pesce, 22.000 piante di insalate, ma può funzionare con qualsiasi tipo di pianta, siamo riusciti a fare anche i cocomeri a Natale, produce da 2 a 12 kilowatt ora, consuma da 1,2 a 5 kilowatt ora,
perché sono state introdotte tutta una serie di tecnologie che riducono il consumo dell'acqua. Cioè, se io l'acqua la pompo, quando torna indietro c'è una dinamo che recupera l'energia cinetica dell'acqua. Tutti gli scarti vegetali, le radici, le foglie che non vengono utilizzate vengono trasformati in mangime che poi viene dato al pesce. Quindi c'è anche un risparmio nella fornitura del costo del mangime. E oltretutto non abbiamo utilizzato energie fossili per produrre energia elettrica, perché il sistema si autoalimenta da solo, ma in compenso ha consumato 440 kg di CO2. Quindi questo possiamo dire che è il primo sistema che sta lavorando a inquinamento negativo. Per dimostrare al pubblico che tutte queste tecnologie non è fantascienza ma è pratica, abbiamo sviluppato, al di fuori di test diagnostici, di test didattici per le scuole per le energie rinnovabili, ma anche la bicicletta a idrogeno. Questa è un prototipo reale, perché l'abbiamo messa in vendita la settimana scorsa, quindi questo vi faccio vedere il prototipo, ma se uno vuole ordinare è libero di ordinarla. Va al 100% a idrogeno e in parte c'è un macchinario che può prodursi e ricaricare la bombola a casa, cioè è un generatore di idrogeno domestico dove inserite nel generatore la bombola e vi ricarica la bombola di idrogeno. Abbiamo sviluppato un sistema di bombole che praticamente tengono l'idrogeno liquido ma a temperatura ambiente. Voi sapete, non so se sapete, ma il problema delle macchine a idrogeno è che l'idrogeno va tenuto liquido a meno 250 gradi. Esatto, è la sicurezza. Noi invece siamo sicuri? Sì, perché il massimo arriva a 10 atmosfere. Se date una martellata alla bombola e la rompete, esce a più 0,5 atmosfere. E in quella bombola lì ci sono solo 18 grammi di idrogeno. E questo l'avete sviluppato voi? È sviluppato da noi nel centro a Mantova. Ci sono collaborazioni naturalmente internazionali, perché come potete immaginare c'è un sacco di tecnologia, ma il cuore e la sede centrale di tutte queste tecnologie sono tutte tecnologie italiane. E da voi. Possiamo sapere più o meno il prezzo? Abbiamo capito che è un prototipo, ma... La bicicletta la settimana scorsa è in vendita e ha un prezzo compatibile con una bicicletta elettrica. Viene venduta a 3.500 euro la bicicletta. E poi c'è però il sistema? O più c'è il sistema? No, il sistema siamo intorno ai 1.500 euro. Okay. È una bicicletta con un sacco di tecnologia, perfino l'ABS. Se andate 50 all'ora e frenate di colpo, la ruota non si inchioda. La producete qua? La produciamo, sì. Okay. Viene assemblata e tutti i collaudi sono fatti a Verona. Ok. Grazie. Allora, abbiamo Mi permette, scusami, un'ultima Prego. Cosa, visto che ci sono delle scolaresche. Abbiamo creato una collaborazione con l'Università di Modena. Faranno una nuova sede di Chimica Green a Mantova, dove metteremo a disposizione tutte le nostre tecnologie e i ragazzi potranno venire e toccare con mano queste frontiere tecnologiche. Quindi se non sapete cosa scegliere, vi faccio questo consiglio. No, infatti, credo che spunti per i ragazzi, per il loro futuro ce ne sia. Prego, se si vuole... Allora, se ci sono domande su queste parti tecnologiche, vi prego. Io intanto ho qualcosa. Allora, Pierluigi... Abbiamo detto prima cosmetica, medicinali, ma c'è anche tutto un mondo legato alle alghe, alle microalghe. Sì, diciamo le alghe, le microalghe sono sempre delle piante, oceanobatteri, se magari parliamo di spirulina e quant'altro. E noi in Philips abbiamo alcuni progetti, no, che, dove si applicano le luci alle alghe. Diciamo è un settore che già esiste da una ventina d'anni, ci sono varie aziende che ci stanno ricercando, però diciamo stiamo parlando di un'ulteriore nicchia della nicchia. Comunque noi però abbiamo... da seguire, perché sì, effettivamente sì, comunque no, non possiamo stoppare la tecnologia, bisogna sempre fare ricerca, bisogna fare ricerca applicata e poi c'è sempre, io dico, usiamo sempre spesso un termine, la serendipity, no? Mentre stai cercando qualcosa ne trovi un'altra che poi è un'applicazione e poi può avere uno sviluppo industriale. E ancora, le alghe sono delle piante e quindi hanno bisogno della luce, fotosintetizzano e quindi abbiamo delle applicazioni. Interessanti, sì. Grazie. Venturini, quanto può costare quella applicazione di acquaponica che abbiamo visto? Il modulo, in funzione della tecnologia introdotta, costa dai 100 ai 150 mila euro. Tenete conto che con l'esempio che ho fatto prima produce circa 70-80 mila euro di valore a costo da grossista, perché se pensiamo che uno vende sul posto a chilometro zero,
produce 150.000 euro di valore all'anno, cioè vuol dire che in due anni si ripaga. Tra l'altro, e torniamo alle proteste che faceva sugli agricoltori, sono 300 metri quadrati, ipotizziamo che ci siano, servano 500 metri quadrati perché il camion ci deve girare attorno, se lo proporzioniamo a un ettaro vorrebbe dire che un ettaro di terreno agricolo è in grado di produrre a prodotto grossista, cioè il valore del grossista, 1.400.000 euro di valore. Non esiste nulla oggi che può dare una resa del genere agricola. Ecco, allora a entrambi, Venturini Manca, siccome fate parte di UCI, Unione Agricoltore Italiana, secondo voi l'agricoltore, quello che conoscete perché fa parte della vostra rete, se non sbaglio siete 20.000 all'interno di questo, sono pronti a fare questo salto? E soprattutto sull'acquaponica, è un allevatore di pesce, lo capisce l'agricoltore che c'è questa... Abbiamo partecipato la settimana scorsa alla Fiera Internazionale dell'Acquacoltura, l'Acqua Farm. L'ha capito, perché se non fa così muore. E un'altra sorpresa che abbiamo avuto, visto che c'era stato un intervento precedente, non potrò dire di più perché chiaro ci sono dei segreti industriali dietro, ma quando abbiamo fatto le prove con i cereali, cioè con il mais, quindi c'è anche il modello per fare il mais, senza sforzare la genetica, cioè non abbiamo modificato la genetica, ma le piante... Seguendo questo sistema qua, hanno prodotto da 6 a 17 pannocchie fatte con questa tecnologia, producono da 6 a 17 pannocchie per pianta e non è stato modificato il DNA, è solo che se la metti nelle sue condizioni ottimali, quella dove è nata la pianta nel Sud America, produce quelle condizioni lì, vorrebbe dire decuplicare la produzione di energia. Di produzione cerealicola, ma senza aumentare i costi, perché non devi irrigare, non devi concimare. Chiaro. E un'altra cosa per la qualità che dicevamo prima, parliamo del biologico. Biologico? In serra, sì. È chiaro che è stata sviluppata una tecnologia apposta, perché io non posso raccogliere il mais. Posso dare il microfono? Allora, coltivare il mais in serra veramente è una cosa, diciamo, antieconomica, diciamo, no? Quindi tutt'altro. Perché comunque hai bisogno di grandi estensioni. Non so, il tuo impianto può avere 5.000 metri quadri di serra, no? Massimo netto. No, no, funziona anche all'aperto. Questa tecnologia qua è universale, la puoi fare anche fuori serra. Stiamo facendo proprio un impianto a Torino, ho detto, ci sono dei segreti, diciamo, industriali, ma è stato fatto in modo che stia a terra, perché giustamente è giusto la cosa perché che dici, cioè lo faccio in serra, non posso mica andarlo a raccogliere a mano, quindi abbiamo dovuto costruire una cosa a basso in cui possa andarci su la metitrebbia, perché altrimenti economicamente è non vantaggioso. Vi verrò a vedere, guarda, perché sono molto curioso, perché onestamente mai sentito. E anche noi vi seguiamo per dare la notizia, grazie. Vi invito tutti, il 22 di marzo a Manto avrà fatto un evento per presentare tutte queste tecnologie. Il 22 di marzo, bene, bene. L'acquaponica ha bisogno di acqua, e allora come la portiamo a far vivere all'interno di un parco o un campo? All'interno di un campo si può far vivere in molti modi, forse sicuramente Simone lo sa più di me. In ogni caso volevo fare una... Lei ha fatto una considerazione sul come far capire al contadino se può essere vantaggioso, all'agricoltore se può essere vantaggioso. Sì. Torna a quella domanda, perché quella è il fulcro, secondo me, di tutto, ma anche del convegno. Cioè praticamente la transizione digitale, la vera problematica dell'agricoltura, soprattutto delle organizzazioni odierne che governano, diciamo, la politica dell'agricoltura in quasi tutto il mondo, togliendo via l'anacronismo che solo l'1% della popolazione possiede il 100% delle aree coltivabili, perciò in questo caso l'idroponica e l'acquaponica sarebbero una sorta di alternativa anche forse umanistica o democratica a questo. Va bene, lasciando perdere questo discorso che è strettamente politico, io penso che tutte le organizzazioni dovrebbero avere all'interno della loro struttura proprio dei preposti alla transizione digitale che rispondono a queste domande. Dove per esempio va a finire questa acqua? Oppure quando Simone ha parlato prima di salato,
in che contesto lo facciamo, cioè in che, e con che costi. Ci sono diversi costi rispetto all'acqua dolce. Ci sono, sono d'accordo con lei, transizione digitale, ecologica e energetica, anche l'agricoltura deve fare questo salto. Assolutamente, ma è fondamentale che lo faccia oggi, perché se no siamo troppo in ritardo. Ma non solo siamo in ritardo, se ci stiamo ponendo il problema del fuorisuolo, non ce lo stiamo ponendo perché non c'è il suolo, perché il suolo c'è, è solo abbandonato. Certo, infatti. Vorrei passare l'ultima considerazione a Luigi D'Aquino. Ripeto, se ci sono domande io porto subito, potete passargli un microfono. Allora, in Enea si fa veramente tanta ricerca anche su serre, tant'è che si è studiato un progetto per portare una coltivazione su Marte. Sì, le coltivazioni in ambienti, io le ho chiamate prima non convenzionali, no? Anche il laboratorio è sono una sfida grossa. Noi abbiamo fondamentalmente un problema, ma noi dell'Enea, noi mondo della ricerca. Il mondo delle piante è ancora per tanti versi largamente inesplorato. Ogni giorno si scoprono cose sulle piante nuove, questo perché lo dico? Perché noi abbiamo un gap culturale, scientifico, ancora sul mondo delle piante e stiamo già provando a lavorare su come superare i gap tecnologici. E questa è una cosa con la quale noi ci scontriamo tutti i santi giorni. Chiaro. Cioè noi dobbiamo capire bene come funzionano le piante, perché abbiamo ancora tanti interrogativi aperti. Se non risolviamo quelli, non so su Marte cosa ci portiamo e come ce lo portiamo. Certo, sono assolutamente d'accordo con lei. Un applauso ai nostri relatori e ripeto, se grazie ci sono domande, tra l'altro poi rimanete qua, perché tra l'altro poi dobbiamo fare tutti una foto di gruppo con i relatori. E passo invece la parola all'ultima tavola rotonda. Grazie. Grazie. Qui con noi chiedo di portare i suoi ospiti a Matteo Benvenuti, CEO di Vertical Farm Italia. Ha portato con lei. Grazie. Puoi dare gli altri microfoni? Forse bisogna accenderli? Prego. Ah sì, mi chiama lui. Eccomi. Il sindaco di Teorita di Siena. Salve, benvenuto. L'assessore all'agricoltura del comune di Teorita di Siena. Salve, benvenuto. E poi in platea, vuole rimanere in platea, però se vuole può venire, è sì, Alessio. Magari ci sono domande anche per lei, prego. È l'agronomo che poi gestisce, diciamo, la Tunnel Farm. Che conosce meglio la Tunnel Farm. Esatto, okay. Esatto, supervisiona, perché in realtà poi la gestione è affidata a delle persone, diciamo, che poi vedrete in una foto. Ok, allora io dico solo perché mi fa veramente molto piacere che voi siate qua, perché a queste serre, non so se come le volete chiamare, tunnel eccetera, si possono anche andare a recuperare delle zone dismesse e quindi ha anche un senso riqualificare il sistema Italia. Voi ne avete fatta una molto particolare e adesso l'andate a raccontare. Ho molto piacere di avere qui il sindaco, perché si entrerà nel dettaglio anche di quali permessi, di quale parte burocratica può nascere rispetto a un'iniziativa del genere. Quindi le lascio la parola. Grazie. Allora, io innanzitutto ringrazio appunto Cristina e tutta l'organizzazione che ci ha invitato a raccontare sostanzialmente quello che abbiamo fatto tutti insieme, perché è giusto dirlo che è una cosa che è un vero e proprio lavoro di gruppo, come diciamo è venuto fuori da tutte le cose. Quando ci si parla di vertical farm e di vertical farming, comunque dovevamo sempre pensare che non la facciamo mai da soli, cioè ci vogliono tante competenze da mettere insieme e perché bisogna sviluppare dei progetti che, per quanto poi abbiano una loro, diciamo, omogeneità, comunque sono sempre progetti tutti diversi. Io personalmente sono un ingegnere edile, quindi non sono un agronomo, mi occupo di progettazione di vertical farm dal 2008, da quando ho cominciato la specialistica in ingegneria. Mi sono appassionato al tema dell'agricoltura
urbana e di come questa può modificare e migliorare le nostre città. Ho fatto una tesi su questo, sviluppando appunto anche un modello di città sostenibile che si basava sul modello dell'oasis ariana, diciamo, come esempio ancestrale di insediamento umano sostenibile, e da lì ho scoperto una serie di tecnologie che, messe a sistema insieme a delle conoscenze tradizionali, potevano essere integrate per creare un qualcosa di nuovo per le nostre città, che non sia super, super tecnologico, iper tecnologico, e quindi applicabile solamente in situazioni particolarmente specifiche come le grandi città o comunque come situazioni con grandi disponibilità economiche. Da qui l'amore non esageriamo, ma insomma, ecco, la passione per le vertical farm, per questa nuova tecnologia che comunque univa tecnologie che già si conoscevano e competenze e conoscenze che già erano comunque a disposizione. E l'idea appunto di farne anche una professione, perché appunto di fatto progetto queste strutture. Che cosa è successo? Naturalmente io sono di Torrita di Siena, come tranne Alessio, però tutti gli altri siamo di Torrita di Siena. Diciamo, c'era l'amministrazione comunale, che poi vi racconteranno meglio, insomma, aveva in progetto di recuperare un vecchio tunnel antiaereo della Seconda Guerra Mondiale scavato dai torritesi sul finire della Seconda Guerra Mondiale, perché avevano paura del passaggio del fronte e quindi dei bombardamenti. Questo tunnel era un luogo, diciamo, sostanzialmente leggendario per le persone della mia generazione, perché per i ragazzi della mia generazione, diciamo, perché tutti ne avevamo sentito parlare o comunque quasi tutti, ma non l'avevamo mai potuto vedere. Io, da appassionato, insomma, del mio territorio, di varie cose, stavo lavorando appunto sui problemi delle vertical farm. Come, cioè, è evidente che tutto quello che è stato detto dal professor Incroci, che diciamo è un mio inconsapevole mentore, diciamo, su questo tema, praticamente è vero, cioè il problema energetico è fondamentale. Quindi, diciamo, un po' per una questione di ottimizzazione della progettazione di questi impianti di vertical farming, e un po' perché la natura di progettista quale sono, cioè di progettista architettonico, che cerca sempre di creare un progetto, cioè una vertical farm, per quanto mi riguarda, io vedo le vertical farm da questo punto di vista, è un progetto, cioè è uno strumento. Io racconto sempre questa cosa: una vertical farm è uno strumento, come un martello, no? Il martello acquisisce un valore nel momento in cui viene utilizzato. Ci si può scolpire la Pietà di Michelangelo o rompere una vetrina con un martello, no? La differenza la fa la testa di chi lo utilizza. E quindi, in generale, una vertical farm è uno strumento che serve a produrre in un certo modo dei prodotti agricoli, ma il contesto in cui la vado ad inserire può dare valore sia all'oggetto stesso, quindi non necessariamente produttivo. Quella che vedrete non è un'azienda agricola che vuole fare produzione intensiva di massa, ha un altro obiettivo, che era appunto quello di recuperare una struttura pubblica, e diciamo fa acquisire valore anche al contesto stesso. Quindi per questo io parlo sempre di progetti, di quello che si sviluppa. Nell'ambito del riuso di tutto il patrimonio architettonico che abbiamo in Italia, le vertical farm, secondo me, o comunque gli impianti di agricoltura verticale, quindi l'agricoltura urbana, si parlava prima di agricoltura urbana, possono giocare un ruolo molto fondamentale. Il telecomando, prendo quello? Tra l'altro voi fate parte di un'associazione. Sì, che infatti io personalmente faccio parte del gruppo Iperpiano e poi della Fondazione Riusiamo l'Italia, che appunto ha come obiettivo quello di vedere il riuso dei beni pubblici e privati, diciamo inutilizzati, beni architettonici, insomma, pubblici o privati inutilizzati d'Italia, per dare un nuovo valore, una nuova identità a questa vita e generare anche punti di PIL, tanto per capirsi, perché noi siamo pieni, anche il nostro territorio, la Val di Chiana Senese, è
diciamo costellata purtroppo da vecchie fabbriche, vecchi capannoni, non sempre diciamo pronti all'uso, come si dice con Riusiamo l'Italia, che però potrebbero generare in qualche modo del valore. Allora sì, questa è una frase che dico sempre, perché per me una vertical farm può creare un'agricoltura intensiva, sostenibile ed inclusiva, che di fatto sono tre parole che di solito non stanno mai insieme. Credo che, senza andare nel dettaglio, questo concetto sia stato già ampiamente in qualche modo spiegato da tutti gli interventi che ci sono stati. Il riuso è sostanzialmente quello che io ho cercato di, il tema che ho cercato di unire a quello delle vertical farm, dopo aver capito appunto come funziona, perché se non conosci l'oggetto difficilmente insomma puoi poter capire come applicarlo ad una realtà. Il tema del riuso, secondo me, soprattutto per il territorio italiano, era una questione fondamentale. Naturalmente le vertical farm, la vertical farm che vedremo e di cui parlo generalmente, non sono i grandi impianti industriali di cui diciamo si è parlato, ma strutture medio-piccole, le chiamerei, direi, che hanno comunque interessanti produttività, ma diciamo vanno sempre a cercare di risolvere, di andare a lavorare anche su altri temi, quindi non è solo la produzione, dobbiamo fare anche altro, quindi perché ovviamente investiamo dei soldi, le semplifichiamo, cioè quindi non sono Ferrari, le macchine esistono anche le 500, diciamo, no? Sostanzialmente possiamo fare anche le 500, quindi perché non provare a capire se una 500, un'utilitaria, può comunque portare del valore, e devo dire poi ce lo diranno anche gli amministratori, lo fanno. Io mi sono occupato di riuso in tanti progetti con l'Università di Perugia, per esempio, e la Regione Umbria per il recupero dell'ex mercato ortofrutticolo di Via Sette Valli di Perugia, in cui l'idea era quella di costruire un nuovo comparto che partisse dalla vertical farm come motore di sviluppo per tutto il resto e poi rendesse autosufficiente quel posto. Questa è Expo dopo Expo, un concorso fatto con tra l'altro il Politecnico di Milano proprio per l'area Expo, dove dopo l'Expo 2015 l'idea era che cosa ci facciamo in questo posto, e quindi c'era l'idea di creare una, ovviamente era un centro sperimentale sostanzialmente per l'agricoltura ipertecnologica e sbagliata, della agricoltura tecnologica, comunque per tutte le innovazioni e lo studio di queste cose. Addirittura il recupero della centrale elettrica dismessa di Bastardo, sempre in Umbria, fatto con la Regione Umbria. Quindi diciamo il tema del recupero e del riuso di questi spazi nella mia attività lavorativa, che poi è stata anche in parte universitaria, insomma poi ho deciso l'università, no, e praticamente è sempre stato interessante, fino ad arrivare, grazie ad una serie di sinergie, alla Tunnel Farm, cioè quella che diciamo è stata chiamata la prima vertical farm sotterranea pubblica d'Italia, cioè di proprietà del comune di Torrita di Siena. È un esempio unico sostanzialmente in Italia, dove un comune ha di proprietà un luogo di coltivazione indoor, però è sotterraneo, quindi diciamo, ora vi faccio vedere più o meno dove siamo. Questa è la Val di Chiana Senese, in realtà è tutta la Val di Chiana, c'è il lago Trasimeno là in basso, Torrita di Siena è lì dove c'è scritto E35, diciamo, lì c'è Torrita di Siena, eccola. Praticamente è un comune che si affaccia sulle prime colline che poi vanno verso la Val d'Orcia e è affacciato sulla Val di Chiana, da sempre è un terreno agricolo, considerate solo che Torrita di Siena veniva chiamato il granaio di Siena, perché era l'ultimo avamposto senese nei confronti della Repubblica Fiorentina rappresentata da Montepulciano, e lì coltivavano il grano che poi veniva mandato a Siena. E praticamente è il punto di accesso verso la Val d'Orcia. Ora questa è un po' sfocata nell'immagine, però quello che vedete in alto al centro è Montepulciano praticamente, e a destra abbiamo il Monte Amiata, quindi tutta la parte della Val d'Orcia. In questo territorio sostanzialmente agricolo e naturale ma artificiale, cioè plasmato dall'azione dell'uomo attraverso l'agricoltura, sembrerebbe quasi strano, impossibile poter realizzare una cosa del genere. In realtà, siccome proprio là sotto, in quel punto lì, lo vediamo meglio qua,
praticamente c'era l'ingresso di questo tunnel. Io stavo lavorando su appunto cercare di capire come si risolve il problema dell'energia spesso si risolve spegnendo la luce. Allora è chiaro che, e quindi l'idea di avere un ambiente iperisolato, perché comunque siamo sottoterra, ma e quindi con una temperatura pressoché costante durante l'arco dell'anno, consentiva quantomeno di risparmiare o comunque di ridurre profondamente il consumo di energia elettrica dovuto alla climatizzazione. L'idea, e diciamo appunto gli amministratori avevano in programma il recupero, anzi era già stato approvato un progetto, poi racconterà meglio, un progetto di recupero di quella struttura, e quindi gli proposi: ma perché non facciamo questo? Cioè questa struttura passa, questo è il centro storico di Torrita, la linea bianca che vedete praticamente è lo sviluppo del tunnel sotto al centro storico di Torrita, sono circa 200 metri di tunnel. La vertical farm non è 200 metri, diciamo questo sistema di coltivazione verticale, però questo poteva essere un modo per raccontare il nostro territorio e più in generale il territorio della Val di Chiana Senese, partendo dalle origini etrusco-romane sostanzialmente, fino ad arrivare ad immaginarsi alcune soluzioni per il futuro, per il nostro territorio attraverso il filo conduttore dell'agricoltura. Quello che avete visto in quelle immagini di prima è sostanzialmente un qualcosa che è plasmato dall'uomo attraverso l'agricoltura. E quindi questa idea è piaciuta, poi vi dirà il sindaco e l'assessore, vi diranno anche a chi è piaciuta, che non è stato facile fargliela piacere. E niente, questo era come era l'ingresso, diciamo, del tunnel. Ci sono due ingressi, diciamo, uno principale, quello dove viene chiamato Porta a Pago, e poi l'entrata lungo la strada, e questo era lo sviluppo del tunnel. Infatti questo è il progetto che poi ha sviluppato l'architetto Curti, giusto? Maria Cristina, che era un progetto di recupero edilizio, cioè si sistema il tunnel per poi creare un contenitore per poterci fare qualcosa. Questa diventa una zona espositiva, che poi vedrete, e questa è la zona, quella rossa, individuata come vertical farm. Tanto per farvi capire, questa poi insomma sono delle immagini, dei rendering, questo è quello che era prima dell'intervento il tunnel. Cioè all'interno di questo tratto del tunnel si poteva creare un ambiente di coltivazione idroponica verticale. Abbiamo sviluppato appunto i vari progetti, vari rendering, e siamo arrivati qui ad installare un impianto di vertical farming sostanzialmente, ibrido, dove cerchiamo di coltivare un po' tutto, poi vi spiego anche perché, nel senso non abbiamo la pretesa di coltivare assolutamente un certo tipo di ortaggio, un certo tipo di pomodoro o quant'altro, è una specie di orto, con cui Alessio sta facendo tanti esperimenti e tante cose, che diciamo doveva essere visitabile, perché io ritengo che dal punto di vista culturale in Italia sia molto difficile far passare il concetto di fuorisuolo, di vertical farm, perché culturalmente siamo portati a pensare che l'insalata, nessuno si offenda, insomma, del contadino è solo quella è già natura, ok? Quindi diciamo sostanzialmente allora dovevamo fare in modo che le persone potessero girarci anche intorno. È una cosa un po' strana, nel senso, perché dentro una vertical farm di solito si entra come in una sala operatoria. In realtà l'obiettivo era proprio questo, cioè cercare di portare le persone a visitare questo ambiente, a dare nuova identità a questo ambiente e a vedere con i propri occhi questo tipo di agricoltura, dove non si fa niente di troppo strano, cioè non c'è magia o comunque chissà che cosa facciamo. E pensate che grazie all'isolamento del tunnel e sostanzialmente a come è stato progettato il sistema, qui dentro
non c'è un impianto di riscaldamento, c'è solo un impianto di estrazione dell'aria sostanzialmente, che ci serve a regolare l'umidità, perché internamente noi, diciamo, con le operazioni che sono state fatte abbiamo circa 19-20 gradi, dipende un pochino da, perché comunque un microclima c'è, e con il calore dissipato dalle luci, che comunque sono a LED, ma comunque generano calore, insomma, anche quello va considerato, infatti una delle cose va considerata nella progettazione di impianti anche industriali, riusciamo ad innalzare la temperatura ai 23 gradi e mezzo, 24. Non è ottimale probabilmente per la coltivazione, però non abbiamo la pretesa di avere una Ferrari, lo sapevamo che non era ottimale, ma riusciamo ad avere produzioni e anche già diversi cicli di raccolta oggettivamente che ci consentono di avere praticamente tutto il resto. Questa foto è stata scattata il 15 di dicembre più o meno dei pomodori, peperoncini, cetrioli che sono ancora in produzione, quindi mangiamo cetrioli. Qual è la cosa poi interessante? Uno, che questi prodotti possono essere poi gestiti appunto dalla mensa comunale, e la farm è pensata per poter essere gestita da dei volontari. Queste due persone che vedete sono due volontari delle associazioni che poi gestiscono il tunnel, perché c'è un accordo di partenariato tra il comune appunto e queste associazioni, che vengono supervisionate poi da Alessio, che è diciamo sostanzialmente l'esperto, l'agronomo, che poi decide che cosa fare, le operazioni da fare e da sviluppare all'interno della farm. Allora io poi voglio entrare nel merito, certo, di questa cosa per capire. La musica si può abbassare, insomma. Questo era un video che presenta praticamente quello che vi ho detto. Torrita di Siena. Chiaro, lo teniamo in sottofondo mentre io inizio a chiedere al sindaco Giacomo Grazzi. Quali sono state veramente le difficoltà rispetto a una cosa del genere? Perché immagino che luoghi da rigenerare ci siano in qualsiasi comune. Questo qui è veramente particolare, era sicuro? Insomma, quali sono stati i passaggi? Ma innanzitutto l'immobile è attualmente ancora di proprietà del Demanio Nazionale, quindi ci è stato dato in concessione visto il progetto di valorizzazione che ha spiegato Matteo. E per avere però il progetto in concessione, il bene in concessione, quindi in uso, dovevamo dimostrare che la valorizzazione la facevamo per davvero. Non potendo farla con le nostre casse, abbiamo dovuto appoggiarsi, come succede quasi sempre, alla Cassa Depositi e Prestiti, che anche questo è un ente nazionale. Quindi c'era il Demanio Nazionale che mi dava il bene se lo valorizzavo, e il Demanio mi dava i soldi se dimostravo che avevo il possesso. Quindi eravamo, e io ero il comune, quindi eravamo come tre enti fermi tutte e tre ad un incrocio con la destra occupata e nessuno si muoveva. E quindi in epoca Covid, era proprio a metà 2020, con anche molti toscani hanno parlato, con qualche anche accento toscano molto forzato che ho utilizzato in qualche videoconferenza, ho spiegato che se nessuno si prendeva l'onere di fare un accordo trilaterale si rimaneva fermi e non si faceva niente, cioè rimaneva quello che era un buco che attraversava il mio centro storico, il nostro centro storico da est ad ovest, lungo 186 metri, inutilizzato e buio, dove ci poteva essere di tutto. Infatti abbiamo trovato di tutto, poi qualcosa abbiamo anche rimesso dentro, come poi spiegherà magari dopo Roberto, il mio assessore. L'abbiamo fatto questo accordo trilaterale, ripeto, non troppo facilmente, e poi non è nient'altro che un accordo tra tre enti statali, quindi un accordo che poi è stato formalizzato e è stato portato avanti. L'opera è un'opera, un lavoro pubblico, abbiamo ripulito questo tunnel, e l'idea nostra era quella da sempre di farci una sorta di macchina del tempo di Torrita, dai primi reperti, come ha detto Matteo, noi siamo un museo. Un museo a cielo chiuso, non cielo aperto, che arrivava dalla parte della cosa ritrovata più vecchia fino a quella più moderna. E quando dissi questa parola moderna, non so se Roberto o Matteo Roberto disse, ma forse probabilmente in fondo la vertical farm, che già era un'idea. Io gli dissi, devi pazienza qualche anno, metà 2023 dovrebbe essere pronto, era nel 2020, e infatti siamo arrivati a settembre 23, il 15 settembre. Quindi per la precisione ha richiesto lo stesso lungaggine di tempo di ogni altra opera pubblica. Sì, però questo è stato un accordo ancora più complicato. Difficile. Sì, difficile. Sì, sì. E poi
sono arrivati poi ovviamente, dopo l'inaugurazione è stato usato la parte del tunnel, diciamo così, non la verticale, perché la verticale è anche chiusa da deserramenti per mantenere il microclima che diceva prima Matteo, la parte iniziale, diciamo così, del tunnel, quindi la parte dove c'è espositiva è utilizzata continuamente da persone, abbiamo avuto circa 3.500-4.000 visite in questi pochi mesi. Per ora non abbiamo regolamentato nessun tipo di accesso, se non formalmente meno di 20 persone a volta per un discorso di sicurezza. Non è abbiamo gestito grossi... dalla Proloco? O... Questo poi lo dirà Roberto. Okay. Io ovviamente vi ringrazio per l'opportunità, anche perché questo nostro territorio si sta presentando ad una sfida che va oltre anche la Vertical Farm, come Torrita di Siena, e ha fatto riferimento anche prima a te, come Val di Chiana Senese siamo anche gli unici candidati ad essere in corsa alla Capitale della Cultura 2026, e questo è uno dei progetti che abbiamo messo nel dossier per ulteriormente valorizzarlo, perché no, anche con la Vertical Farm nella parte finale. Avrete contro delle città gigantesche, dei colossi, però noi siamo 10 piccoli comuni che come ogni anno dei comuni siamo sicuramente competitivi, siamo arrivati in finale e ora a marzo avremo il responso dal Ministero della Cultura. Allora in bocca al lupo. Grazie. Assessore all'ambiente, allora intanto volevo chiederle la cittadinanza come ha risposto, perché giustamente come diceva Benvenuti, la vostra è un territorio agricolo. In effetti sì, sicuramente le nostre origini hanno origini rurali e quindi siamo in mezzo alla Val di Chiana, quindi si parla del granaio di Siena, ma siamo anche l'economia nostra fondamentalmente ha origini legate a quello che è l'ortofrutticolo, cioè il comparto ortofrutticolo. Quindi far passare un messaggio dove il comune andava a, fra virgolette, a sponsorizzare una vertical farm nel centro del paese, nel tunnel che veniva ristrutturato, insomma qualche piccola... Voleva dire voi siete vecchi, noi siamo nuovi. Sì, abbiamo fatto capire che però stavamo creando un percorso, una narrazione, cioè partivamo da quelle che erano le nostre origini, infatti in questi 186 metri di tunnel abbiamo collocato una serie di vecchi attrezzi che abbiamo recuperato, in parte anche abbandonati dentro il tunnel, perché dagli anni 60 fino al 2020, quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di intervento, questo tunnel era stato adibito veramente quasi a una discarica, perché era in una zona un po' nascosta del paese, quindi ogni tanto qualcuno, piuttosto che andare all'isola ecologica, andava all'ingresso del tunnel e lasciava, come facciamo in Italia, insomma, i propri scarti dell'abitazione o comunque oggetti da abbandonare. Quindi c'erano però oggetti interessanti, biciclette vecchissime, una serie quindi di... Quindi avete aperto un museo accanto? Abbiamo recuperato, grazie ad alcune associazioni locali che da anni già raccoglievano reperti legati alla civiltà contadina, vecchi strumenti che erano stati rimessi a posto e catalogati, li abbiamo messi all'interno di questo tunnel insieme ad altri oggetti che richiamano un po' la tradizione del nostro territorio, perché noi abbiamo avuto fino agli anni 60 tantissime aziende legate alla falegnameria, quindi anche tutto quello che riguarda il comparto del legno e l'artigianato legato al legno abbiamo cercato di collocare lì dentro, quindi abbiamo fatto un percorso storico che narra Torrita e poi narra una Torrita possibile e comunque un'agricoltura possibile che nulla a che vedere, ha detto anche il primo relatore, dovranno convivere sicuramente l'agricoltura 4.0 come l'avete chiamata con quella tradizionale, per forza, ma per forza anche perché siamo in Toscana e noi dobbiamo preservare quello che è il nostro paesaggio, se non lo fanno gli agricoltori non lo può fare nessun altro, quindi è necessario che loro continuino a fare il loro lavoro, il loro mestiere con una redditività giusta, però ci sono anche delle alternative che possono permettere di fare dei lavori importanti, soddisfare esigenze che altrimenti sarebbero impossibili da soddisfare. E questo i vostri cittadini l'hanno capito? L'hanno capito. L'hanno acquisito? Per fortuna sì. Vabbè. E quindi anche l'affluenza dei torritesi stessi è stata importante, soprattutto nel primo periodo. E soprattutto perché fanno i volontari. Sì, quindi... perché poi abbiamo messo in piedi un protocollo di intesa con alcune associazioni di volontariato affinché potessero gestire con i giovani gli accessi al tunnel e anche la gestione di quello che è le attrezzature esposte e anche l'orto verticale, che è la parte più curiosa di questa iniziativa. Quindi abbiamo fatto un aspetto sociale, un aspetto culturale, ma anche alla fine turistico, perché Torrita ha beneficiato, sai, da settembre ad oggi di tantissimo interesse da parte anche dei media ovviamente.
Certo. Allora chiederei all'agronomo. Agrotecnico, per va bene, sì. Ok. Quali sono le cose più facili e quelle più difficili da tenere sotto controllo? Allora, in generale diciamo che le cose più difficili è la combinazione di piante. In scegliere pratica, quali fare, esatto, coltivare assieme. Perché diciamo che la situazione è uguale per tutte, però sappiamo benissimo che le piante non sono tutte uguali, per cui diciamo che la combinazione, quella è una cosa importante. In più diciamo che c'è anche da dire che mi sono ritrovato insieme, io faccio da supervisore, mi sono ritrovato insieme a quei signori che abbiamo visto in foto, che sono abituati a quella che è la coltivazione classica, esatto, perciò questo è stato anche una cosa molto stimolante, perché ci ritroviamo ad affrontare situazioni che probabilmente nell'orto le vediamo, però non sono sempre leggibili come si possono vedere in una vertical o in un'idroponica. E diciamo che sì, allora tra le, faccio qualche esempio, tra quello che potrebbe essere delle avversità e il fatto dell'umidità. C'è un'alta umidità e a volte questa umidità può scaturire in oidio, una piccola muffa che si va a sviluppare sulle foglie. Quindi noi queste cose qui, come diceva anche prima il signore, le andiamo ad ovviare, sì, le andiamo ad ovviare attraverso la ventilazione, aumentando un po' la ventilazione, cercando sempre di non intaccare quella che può essere la temperatura dell'ambiente. Abbiamo visto che abbiamo dei risultati positivi, perciò questo diciamo che è una cosa molto interessante. E poi diciamo che ora ci stiamo sviluppando anche sotto altri punti di vista, per esempio sto mettendo delle piante nei germinatoi, piante piccoline, perché durante il periodo invernale la difficoltà più grande è quella di reperire piante da orto, cioè trovare una zucca nel periodo di novembre, dicembre è quasi impossibile. Per cui io attraverso un germinatoio che ho io personale faccio sviluppare queste piante, ma praticamente cotiledoni, si parla di piante di una settimana, due al massimo. Dopodiché le spostiamo nelle fitocelle, quelle piccoline che prima si vedevano nella zona verticale, e le facciamo crescere lì per una diecina di giorni, non molto più. Ah, quindi ci sono dei vari passaggi. Esatto. Ma cos'è che avete visto invece che non funziona, non conviene mettere assieme? Avete letteratura su questo, allora, o esattamente come nell'orto? Allora, al momento non abbiamo letteratura, l'idea è quella di comunque sviluppare un piano ben preciso, nel senso sto prendendo appunti, sto segnando e attraverso questo ci sviluppiamo. Quello che non possiamo associare può essere un esempio banale, però abbastanza illuminante, una menta acquatica, che è una pianta che vuole molta acqua e che sta benissimo nella vertical, con un rosmarino. Okay. Il rosmarino, ok, pianta perfetta per fare una talea, casomai, prendere un piccolo ramettino, metterlo lì e farlo radicare, in quel momento è perfetta. Dopodiché però il rosmarino è una pianta mediterranea che ha bisogno di pochissima acqua. Certo. Tenerla sì, lì. Però queste sono condizioni abbastanza chiare, se una pianta ha bisogno più o meno acqua, umidità, eccetera. Okay. Ma ci sono a volte invece delle piante che proprio non riescono a crescere assieme, o altre che invece se si mettono assieme proprio fioriscono in maniera più evidente. Allora, diciamo le consociazioni, quelle che si possono trovare negli orti, diciamo che queste consociazioni si possono sviluppare, in realtà le ho provate a sviluppare, ad esempio ho messo delle cipolle insieme a piante che stavano soffrendo gli attacchi degli afidi, sì. E la cipolla tendenzialmente tende con l'odore ad allontanarli, però si parla sempre di un ambiente molto piccolo, ristretto, e queste consociazioni, ok, sì, possono in un certo modo aiutare, però è un po' diverso, anche perché la consociazione tende a mettere le piante insieme, a mettere più piante in vari punti. Se lo facciamo in una situazione come la vertical, che sotto un certo punto di vista deve essere anche bella esteticamente, okay, rende un po' di più se è precisa, se è ordinata, chiaro, più che fare un mix totale che non si capisce poi, chiaro, il senso della, chiaro, situazione. Anche questo aspetto è importante, quello, sì, della vista. Sindaco, chi mi dice quanto è costata questa operazione? Lo dico io. Allora, la vertical è costata, era partita da, dovevamo farla un po' più grossa, poi le casse sono non esagerate, quindi abbiamo speso una 35 di mila di euro, se non mi sbaglio. Mentre messa a posto del tunnel siamo arrivati a spendere circa 300 mila euro. Ovviamente non con casse di spesa corrente, ma con
un cassa, diciamo così, di spesa di investimento, quindi con un mutuo attivato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, che è la banca dei comuni e degli enti pubblici. Ecco, allora le faccio però un'altra domanda. Lei ha a che fare con un paesino che è circondato dal verde, così, ma tutte queste bonifiche o attività anche di recupero, chi vuole fare il tetto verde, cosa gli dice il sindaco? È fattibile, no? Quali sono i blocchi di questa evoluzione? Allora, essendo in Toscana, essendo in provincia di Siena, vicino anche a dei siti UNESCO, è molta zona molto vincolata a livello paesaggistico, non tutto quello che possiamo fare in città purtroppo è possibile farlo nei tetti, diciamo così, di tegole e coppi riciclati. Quella spesso vera, sì. Toscani. Però devo dire che soprattutto, ora dico una cosa, una bestemmia quasi, soprattutto grazie al Covid, forse abbiamo capito che dobbiamo anche aprirci ad altri scenari, che sono anche un consumo migliore e un risparmio anche energetico, una funzionalità energetica dei fabbricati. Quindi anche le soprintendenze toscane, che sono molto vincolanti, ve lo posso garantire, hanno anche aperto a dei pannelli fotovoltaici nei centri storici, cosa che fino a un anno fa non era anche pensabile. Perché ci sono tecnologie che si adattano. Ci sono pannelli non più diciamo così invasivi, ben inseriti nel contesto e anche magari con un colore non più riflessivo, ma un colore che è opaco. Quindi anche con il famoso drone non appaiono queste bolle rispecchianti. Devo dire che poi il Comune di Torrita, ovviamente facendo una vertical farm di proprietà, nel piano operativo urbanistico che siamo in fase di adozione e di prossima approvazione, abbiamo previsto anche dei benefici fiscali, diciamo così, urbanistici per quanto riguarda gli oneri concessori di concessione, quindi primaria e secondaria, per privati o aziende che, o magari mi viene in mente anche piccole aziende agricole, che vorrebbero installare magari in degli scantinati o in dei posti seminterrati o interrati, visto che è importante anche avere una sorta di gestione del clima, come diceva Matteo, come diceva le altre persone che hanno parlato, per cercare di invogliare questo. Potrebbe diventare una sorta di vertical farm di zona, di vertical farm valley, diciamo così, la Torrita di Siena. Anche perché, ripeto, come diceva Roberto, la Val di Chiana Senese, Torrita in particolar modo, è sempre stata storicamente, negli anni anche medievali della Repubblica Senese, il granaio di Siena. Non a caso nel nostro simbolo del comune c'è un leone con le tre spighe di grano in mano, e quindi c'è anche un ricorso storico che ci stimola a mantenere un'agricoltura 4.0, ma a mantenere nel nostro territorio. Chiaro. Matteo, benvenuti. Sono arrivati altri sindaci a dire ne abbiamo uno anche noi e lo vorremmo. Sì, in realtà sì, sono arrivati sindaci anche privati che in realtà hanno magari strutture simili inutilizzate. E tutta la Toscana è caratterizzata da siti sotterranei, ipogei, che potrebbero essere utilizzati, tant'è vero che qui vedete Eugenio Giani, il presidente della regione toscana, che ha partecipato all'inaugurazione della Tunnel Farm, e in quell'occasione appunto gli propose l'idea: ma cerchiamo di recuperare con strutture simili tutti i nostri tunnel, le varie strutture ipogee che abbiamo in Toscana, perché questo comunque ci consente di creare delle attività, di valorizzare, ma non modificare il paesaggio, per esempio, perché questa è una delle grandi cose, cioè comunque costruire impianti industriali in Val di Chiana è più complicato per una serie di motivi, ma così riusciamo comunque a mantenere la nostra bellezza del territorio. E questa, anzi, è una cosa che andrebbe prevista, creare una rete di queste strutture che rendano le comunità in cui questa rete si inserisce più autosufficienti da un punto di vista alimentare. È possibile. È possibile. E ne abbiamo parlato, insomma. Esatto. Allora, io, se ci sono domande, veramente lascio a voi anche gli ospiti della seconda tavola rotonda. Sapete che ritroverete tutto il reportage della mattinata su greenplan.it. Valeria è lì che ha preso appunti e foto con i filmati. Ovviamente chiediamo ai relatori di lasciarci la possibilità di usare le presentazioni, e io veramente vi ringrazio, perché credo che stiamo facendo lo stesso lavoro: far sì che l'Italia cresca, il sistema Italia, in tutte le buone pratiche, e queste sono ovviamente delle buone pratiche. Io vi lascerò anche la Green Planner, che quest'anno come percorso è
proprio di recupero delle miniere, grazie a Ispra, fra un po' faremo qualcosa sul recupero delle vostre aree e Vertical Farm di Torrita sarà una delle prime. Grazie a tutti e grazie al pubblico.